Buonasera cari amici, ben trovati a tutti. Allora, in attesa della ripresa del campionato di Serie C, come certamente saprete, fissata per sabato prossimo, quest'oggi in Serie D torna a 3 punti il vantaggio del Matelica nel duello con la Vis, perché i ragazzi di Mister Tiozzo hanno battuto per 2-0 il San Nicolò, mentre i pesaresi sono raggiunti per ben 2 volte all'Aquila, con il pari abruzzese arrivato quasi al 90°. È stata quella di oggi una giornata anche di derby, goleada della Recanatese 5-1 alla Jesina, con un secondo tempo assolutamente irresistibile dei giallorossi, mentre il Castelfidardo supera in un incontro al cardiopalma la San Giustese nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo. Trasferte amare invece in Molise per il Monticelli a Campobasso e per il Fabriano Cerreto ad Agnone. Entrambe infatti tornano a mani vuote. In eccellenza negli anticipi di ieri successi per Montegiorgio ed Atletico Gallo Colbordolo, le distanze quindi che rimangono immutate con il +8 degli uomini di Massimo Paci. Oggi successi importanti in trasferta per Atletico Alma, Loreto e Pergolese. Una delle squadre del giorno è sicuramente il Castelfidardo, che grazie alla vittoria odierna è salita a 28 punti a soli 2 punti dalla zona playoff, e parleremo diffusamente della formazione biancoverde con Alessandro Borgese, centrocampista del Castelfidardo. Buonasera. Buonasera. E ben trovato. Grazie. E con Giuseppe Bartolomeo Ghiani, difensore del Castelfidardo. Buonasera. Buonasera e benvenuto anche a te e benvenuta la nostra Sara. Buonasera a tutti. Allora Sara, messaggi? Interazione con noi? Ovviamente sì, il modo è sempre il solito, ovvero la nostra pagina Facebook, le Marche nel pallone, il numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione, al quale aspettiamo i vostri messaggi, mi raccomando, non chiamate. Parleremo anche di calcio a Macerata, perché giovedì se ne è discusso molto, in questi giorni c'è stata una partecipatissima assemblea pubblica, quindi sentiremo anche il sindaco della città e Marco Nacciariti, ex direttore generale, se ci sono concrete speranze di ripartenza nel calcio, almeno a buoni livelli, biancorosso. Ma parliamo di Castelfidardo, 3-2 contro la San Giustese, in un derby molto atteso, e Alessandro, successo sofferto, abbiamo detto, frutto in modo particolare del carattere che alla fine avete espresso in campo. Sì, beh, partita difficile, secondo me anche vittoria meritata, nonostante magari loro tengono un po' più il pallino del gioco, e noi invece siamo stati cinici e abbiamo sfruttato le occasioni meglio possibile. Era una partita importante e comunque siamo stati bravi, nonostante l'inferiorità numerica, grazie al nostro amico qua in studio. Comunque no, a parte quello, siamo stati bravi a mantenere il risultato di vantaggio. Perché lo diciamo a beneficio dei nostri telespettatori, grazie al nostro amico qua in studio, perché protagonista involontario della partita con l'arbitro Casalini di Pontedera è stato proprio Giuseppe Bartolomeo Ghiani. Perché, cerco di ricapitolare quello che è successo anche se non ho visto la partita, all'inizio l'arbitro ti ha sventolato il cartellino rosso per un fallo veniale che è stato soltanto di ammonizione, tra l'altro suscitando anche l'iralità e le proteste del pubblico. Poi però il cartellino rosso te l'ha sventolato veramente, no? Sì, successivamente sì, purtroppo. Provvedimento esagerato secondo te? Esagerato non sta a me dirlo, però magari poteva essere evitabile, potevo evitare questa situazione, però col senno di poi. Il primo giallo esagerato, dice Alessandro, che ha un pizzico di esperienza in più, e forse magari dovevi trattenerti in maniera maggiore in occasione del secondo fallo, quello che ha provocato l'espulsione. La classifica è ottima, confortante Alessandro, quasi ricorda quella del girone di andata delle prime partite. Sì, sì, la classifica non è male, secondo me avremmo potuto avere qualche punto in più, perso malamente, ricordo Campobasso gli ultimi minuti, lo stesso Pineto in casa gli ultimi minuti che hanno pareggiato, e poi dovevamo sicuramente fare qualcosina in più nella partita contro il Monticelli, era una delle partite più importanti del girone d'andata. E il rimpianto è per quella sconfitta? Sì, sicuramente. Per quella sconfitta, classifica che con quel successo sarebbe stata addirittura strepitosa, con 31 punti e il quinto posto in classifica, quindi in piena zona playoff. Ma acqua passata purtroppo non macina più, e invece vediamo l'acqua macinata oggi, cioè i risultati praticamente del campionato di Serie D Girone F. Siamo giunti alla 19ª giornata, la seconda del girone di ritorno, e ricordo ancora per interagire con noi il numero per i WhatsApp che vedete in sovraimpressione. È stata una giornata ricca anche di reti e di risultati importante. Allora, vediamo il tabellino, dicevo, 19ª giornata del girone F di Serie D. Olimpia Agnonese batte Fabriano Cerreto 1-0, qui siamo alla classifica, andiamo al tabellino. Avezzano batte Vastese 3-2, Campobasso batte Monticelli 3-0, Castelfidardo batte San Giustese 3-2, Francavilla batte Nero Stellati 1-0, L'Aquila Vis Pesaro 2-2, Matelica batte San Nicolò 2-0, Recanatese batte Jesina 5-1 e San Marino Pineto 3-3. La classifica, quindi il Matelica torna a più 3, 47 punti, Vis Pesaro 44, Vastese 37, Avezzano 33, Pineto e San Giustese 30, Francavilla, San Marino e Castelfidardo 28, L'Aquila 27, Campobasso 24, ricordo con 4 punti di penalizzazione, Agnonese 21, Jesina 19, San Nicolò 18, Recanatese 15, Fabriano Cerreto 14, Monticelli 12, Nero Stellati 7, ricordo che Monticelli e Francavilla hanno da recuperare una partita. Ed allora, dicevo del Matelica, tornato brillantemente oggi al successo, 2-0 contro il San Nicolò, riscattata quindi la sconfitta subita domenica scorsa a Pineto, e vediamo proprio dal servizio della nostra Sara Santacchi come sono andate le cose in campo. Il Matelica torna al successo festeggiando la prima vittoria del nuovo anno nella sfida casalinga con gli abruzzesi del San Nicolò, sui quali si impone per 2-0 con un gol per tempo. Sono Magrassi e Losicco a mettere la firma sulla vittoria dei biancorossi, che si mostrano in grande spolvero, riconfermando una buona prestazione in cui non concedono spazio agli avversari. Nulla cambia negli animi, neanche il rigore che Magrassi vede ribattersi nel primo tempo, poco dopo aver firmato il vantaggio. Cronaca, Tiozzo deve fare a meno del giovane difensore Cuccato. Schiera dunque in campo Meneghello fin dall'inizio al centro della difesa insieme a Messina. Al centrocampo affianca allo Sicco il giovane Callegaro, mentre da Polonia parte dall'inizio nel trio alle spalle dell'attaccante Magrassi. Il San Nicolò parte bene e si fa vedere al settimo con la conclusione di Giampaolo, ma Keresovic trattiene. Matelica pericoloso al 12° quando Magrassi di prima manda fuori di un soffio. Ci riprova Callegaro al 15° dal limite dell'area sullo sviluppo di un calcio d'angolo, mandando la sfera ancora fuori. Sono le prove del gol. Al 19° infatti arriva il vantaggio dei padroni di casa con Magrassi che in area non lascia scampo a Cannella e firma l'1-0. Forte del vantaggio, il Matelica preme il piede sull'acceleratore e un minuto più tardi da Polonia è atterrato in area dal giovane terzino Ndiaye, conquistandosi così un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Magrassi, che vede però respingersi la sfera, facendo così restare il risultato invariato sull'1-0. L'episodio tuttavia non cambia la gara, che vede comunque la compagine di casa sempre offensiva contro un San Nicolò che cerca di fare ciò che può. Al 26° è annullata la rete di Gabbianelli per fuorigioco. Al 36° ancora Matelica. Angelilli crossa in area per Magrassi che spizza di testa, recupera la palla sul limite dell'area De Gregorio, che quindi prova a cercare la conclusione, ma la sfera finisce fuori. Lo stesso si ripete con una conclusione al 40° che termina fuori, chiudendo così il primo tempo. Nella ripresa le squadre rientrano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Parte subito forte il Matelica. Al 5° Magrassi, serve Gabbianelli che cerca all'indietro Losicco, che va alla conclusione mandando la sfera fuori. Esce di un soffio all'11° la conclusione di De Gregorio. Così al 14° arriva il raddoppio dei biancorossi. Losicco fa partire bene un'azione in cui scambia con Gabbianelli, che poi gli serve una palla d'oro che Losicco sfrutta al meglio, realizzando il 2-0. L'unica occasione degli abruzzesi del San Nicolò è al 34° con la punizione di Di Benedetto, che Keresovic trattiene senza problemi. La girandola di cambi nelle due squadre non cambia gli equilibri in campo e l'ultimo a provarci è Tonelli al 42° quando sfiora il palo. Termina così 2-0 dopo 4 minuti di recupero e il Matelica che torna a sorridere. Mister Tiozzo, il Matelica si rialza subito e riesce a vincere e convincere in casa col San Nicolò. Abbiamo fatto una ottima partita, nonostante abbiamo trovato una squadra viva, decisa, con le idee anche molto chiare, dico la verità. I primi 20 minuti magari sono stati combattuti, anche se abbastanza ben comandati, poi magari un po' la loro condizione andava calando e noi abbiamo continuato con insistenza a giocare, con pazienza, con qualità, quello che io predico. È chiaro che devo fare un bravo perché non è stata una settimana facile, semplice dal punto di vista emotivo, caratteriale, anche un po' della tensione che ci siamo portati dentro, però hanno risposto alla grande da bravi ragazzi, insomma. Non avevo dubbi, ma non possiamo dare per scontati che la domenica si possa e si debba sempre vincere, ma io vorrei dare per scontato che ci sia sempre l'impegno. Oggi c'è stato e complimenti a loro. Mister Montani torna da Matelica con una sconfitta, quale rimpianto più grande? Nessuno, rimpianti nessuno, perché ho visto quello che volevo vedere, la squadra ha risposto alla grande sul campo, come ho già detto ai tuoi colleghi, contro una squadra molto forte che ha dimostrato il suo valore, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo provato anche a giocare e andarli a prendere alti, ci siamo riusciti per una buona parte di partita, abbiamo sofferto quando ci hanno chiuso nella metà campo e quindi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ripeto, è la prestazione che mi aspettavo. Ora ci rimbocchiamo le maniche perché sappiamo qual è il nostro campionato e domenica, sabato, nell'anticipo abbiamo un'altra partita importante, ma sono molto fiducioso perché vedo la squadra che cresce di settimana in settimana. Iniziamo subito a leggere i messaggi, tantissimi veramente da Castelfidardo per i nostri ospiti. Un saluto a Giuseppe Ghiani da chi sempre ha creduto in te, Camilla, Elia, Demis e Sabina, poi ancora... Grandi ragazzi, Forza Castello, grande Borghese, tutta la squadra e Proculo a casa. Poi Forza Castello, grande stagione, andare ai playoff sarebbe fighissimo. E ancora, vecchia guardia, perché in un'assemblea pubblica come quella di giovedì a Macerata sono state dette alcune cose a metà, allora non era meglio non dire nulla? Poi ne parleremo diffusamente nel servizio, semplicemente perché c'è un campionato in corso, anzi ci sono campionati in corso, quindi non è che si possono accostare nomi ad eventuali trattative. Questi, se usciranno fuori, potranno uscire fuori soltanto a campionati conclusi, o meglio dopo il 30 giugno, cioè dopo il termine ufficiale dell'attuale stagione agonistica. Per ora si possono fare soltanto supposizioni, ma di questo poi parleremo in seguito. Alessandro, uno sguardo generale al campionato, tra l'altro abbiamo visto il servizio su una delle tue ex squadre, il Matelica. Diciamo subito che è un bel duello, 47 punti l'una, 44 l'altra, con lo sconto diretto tra meno di un mese. Sì. Chi vedi meglio? Ma diciamo che voi a Matelica avete fatto forse la peggiore partita dell'anno? Sì, sì, ci siamo arrivati non in ottime condizioni, anche mancava più di qualche giocatore, io ho fatto pure il difensore centrale perché comunque si era fatto male l'Ispi qualche settimana prima. Dire chi vedo meglio è difficile, sicuramente se la giocheranno fino alla fine perché comunque sono due squadre che hanno in rosa giocatori bravissimi e comunque possono contare sui cambi e sicuramente sarà una bella lotta. Invece di questo gruppone di centroclassifica nel quale fate parte anche voi, si guarda con più interesse a cosa avviene davanti o cosa succede nei bassi fondi della graduatoria? Anche questa è una bella domanda. Personalmente, vedendo l'obiettivo iniziale del Castelfidardo, guardiamo più dietro, nel senso... Il nostro obiettivo è la salvezza e prima la raggiungiamo, poi magari inizieremo a guardare avanti. Nel frattempo, rispetto alla formazione iniziale, sono stati fatti dei ritocchi. Abbiamo detto tante volte che a gennaio praticamente in Serie D parte davvero un nuovo campionato, ci sono state squadre confermate, poche, squadre cambiate, tante, squadre letteralmente rivoluzionate, qualcuna. Nel Castelfidardo l'ultima arrivata è stato Carmine Marino, un esterno offensivo proveniente dalla Berretti della Fermana. Qualche giorno prima è arrivato l'Under d'Ercole, se non sbaglio dal Teramo, ancora prima due arrivi molto importanti come Saverio Pedalino e Terrenzio. Al di là dei nomi, comunque, Alessandro, l'ossatura e la filosofia del Castelfidardo è rimasta la stessa o è cambiato davvero qualcosa con questi arrivi? Ma sicuramente sono due nomi importanti, due giocatori importanti che ci daranno una grossa mano. C'è da dire che anche oggi c'eravamo fuori Lispi, Grazioso, Bordi... E adesso me ne scordo magari qualcuno, però l'ossatura e l'idea di gioco è rimasta quella, sicuramente sono due giocatori che ci vengono a dare una grossa mano. Senti, Hai parlato tu dell'infortunio occorso all'Ispi, ormai sì, lungo degente, no? Purtroppo. Questo ha inciso secondo te un po', un giocatore della sua esperienza, anche del suo carisma, per qualche risultato negativo che c'è stato nel vostro periodo peggiore che temporalmente possiamo collocare tra novembre e dicembre? Probabilmente sì, perché comunque fin quando in campo c'era lui avevamo trovato una compattezza di squadra e i risultati e le prestazioni parlavano a favore nostro. Dopo che si è fatto male abbiamo accusato un po' il colpo e comunque ci può stare, al di là dell'infortunio, un periodo magari più o meno buono, e in quel periodo probabilmente abbiamo raccolto anche qualche punto in meno di quelli che meritavamo, però alla fine, come hai detto te, guardare indietro non serve, pensiamo ormai alle prossime partite. No, guardare indietro non serve, vi viene dato merito ovviamente del fatto che siete riusciti anche a scrollarvi questa situazione un po' pesante e a riprendere una buona marcia. Giuseppe, che impressione ti ha fatto la San Giustese, visto che adesso vedremo il servizio? Con la San Giustese abbiamo sempre, le prime due volte che abbiamo incontrato questo campionato, ci è andata benissimo. Però ci serviva anche come morale dare un proseguo alla vittoria di domenica scorsa. San Giustese ovviamente è una squadra molto organizzata, compatta, ma abbiamo saputo sfruttare le occasioni che ci ha concesso. Ecco, quella concretezza di cui diceva Alessandro, ottima squadra, no? Mi dicevi fuori onda, buon possesso palla. Sì, gioca bene, c'è una buona idea di gioco, però magari non crea chissà quante occasioni. E noi invece siamo stati bravi perché comunque abbiamo sfruttato un errore loro e poi abbiamo fatto un gol su palla inattiva e dopo un'altra azione. È un'azione di gioco, abbiamo fatto un bel gol, quindi siamo stati bravi e fortunati. Allora, appunto, adesso parliamo con più cognizione di causa, vedendo le immagini ed il servizio di Simone Caraceni, appunto, su Castelfidardo San Giustese. Una bella partita, tante reti, vediamo. Seconda giornata di ritorno nel girone F di Serie D al Galileo Mancini. Il Castelfidardo, padrone di casa, riceve la San Giustese. 5 punti di differenza fra le due compagini marchigiane. La matricola ospite sogna un clamoroso obiettivo playoff, impensabile ad inizio stagione. Impressionante la continuità di risultati dei rossoblù: 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta con la Vis Pesaro, seconda della classe nelle ultime 10 giornate. Bilancio lusinghiero anche per il Castelfidardo, che occupa una tranquilla posizione di centro classifica con un confortante vantaggio sulla zona play-out. Bagnoni deve rinunciare agli infortunati Grazioso, Bottaluscio che parte in panchina e Bordi, oltre al lungo degente Lispi. Padrone di casa in campo con un 5-3-2 in fase difensiva. San Giustese con il consueto 4-2-3-1, Villa al centro dell'attacco, Chedira, Presmans e Angelillo, arrivato a dicembre dalla Turris, a comporre il trio di mezze punte. Perfetti e Camellucci danno solidità ed equilibrio alla mediana. Classica difesa a 4 con Marfella, Patrizzi, Scognamiglio e Calamita da destra verso sinistra. Primo spunto di cronaca al nono, punizione di Pedalino, respinta dalla barriera, Picini prova a rimettere la sfera sul secondo palo, ma l'azione sfuma. Al tredicesimo Villa ruba palla in zona pericolosa, ma il cross dal fondo per Presmans non si rivela preciso. Al diciassettesimo Pedalino ad un passo dall'appuntamento con il pallone su un cross invitante dalla sinistra, recapitato da Montagnoli. La San Giustese si fa apprezzare per una gestione del pallone fluida e autorevole, capace di aggirare più volte il pressing dei castellani, schiacciati dietro con i 5 difensori e il centrocampo costretto a una faticosa opera di contenimento. Al 23esimo uscita difettosa di Selvaggio, palla vagante in area raccolta da Chedira che scheggia il montante con una bella girata. 2 minuti più tardi doppio tentativo di Perfetti, ma l'ex maceratese non preoccupa più di tanto Selvaggio. Il Castelfidardo attende Sornione, il momento propizio per colpire al cuore l'avversario. Al 30esimo break di Trillini ai limiti dell'area, riceve palla Montagnoli, accurato nel controllo e spietato nella conclusione ad infilare Chiodini. Premiato il pressing dei biancoverdi, la San Giustese non vorrebbe mai buttare via il pallone, ma in particolari zone del campo o in situazioni di intensa pressione avversaria una sana pulizia dell'area non rappresenterebbe un delitto. Il gol del Castelfidardo toglie convinzione e dinamismo agli ospiti. Senigalliesi, nervoso e corrucciato a bordo campo, cerca di spronare i suoi. Dal canto suo la squadra di Vagnoni acquisisce maggiore padronanza del campo. Al 38esimo taglio interno di Pigini, che appoggia a centroarea per Trillini, che in corsa non inquadra la porta. Montagnoli era forse meglio appostato rispetto al compagno. Squadre al riposo sull'1-0, si attende la reazione della San Giustese, ma dopo appena 60 secondi della ripresa arriva il 2-0 del Castelfidardo. Punizione da destra ben calibrata da Trilini, Mantini da posizione centrale buca Chiodini, non esente da responsabilità nell'occasione. 3 gol in altrettante gare per il classe 98 del Castelfidardo, che sta trovando stabilità nell'11 titolare e continuità di rendimento. Gli ospiti si gettano in avanti per ridurre subito il passivo. All'8º piccolo episodio comico, l'arbitro estrae il cartellino sbagliato per Ghiani, facendo sorridere il pubblico del Galileo Mancini. Uno sketch all'apparenza banale che in realtà rappresenta un segnale premonitore. 6 minuti più tardi, 14°, ancora Ghiani entra duro nei pressi della linea laterale, finendo anzitempo negli spogliatoi. Il cartellino questa volta è quello giusto. Proteste veementi dei fidartensi, che giudicano affrettata questa decisione del direttore di gara. Cambia radicalmente la partita. Sinigagliesi getta nella mischia l'ex Tascini e butlata per Presmans e Angelillo. Al quarto d'ora Chedira da posizione centrale riapre la gara, approfittando di uno sbandamento totale del Castelfidardo, scioccato dal rosso a Ghiani nel momento in cui sembrava poter congelare il doppio vantaggio. Match duro e spigoloso in questa fase su un terreno piuttosto appesantito. La San Giustese spinge forte, esponendosi però alle folate del Castelfidardo, che supera con brillantezza le turbolenze dettate dall'inferiorità numerica e dal gol subito. Al 24° Borgese si propone sulla sinistra, cross morbido e millimetrico per Pedalino, che supera da 2 passi Chiodini per il 3-1 dei padroni di casa. Stupisce la fragilità della retroguardia rossoblù, che aveva incassato appena 3 reti nelle precedenti 6 gare. Al 28° ovazione per Pedalino, rimpiazzato da Calabrese. Il numero 9 del Castelfidardo non è ancora al top della forma fisica, ma sotto porta resta uno dei top player del girone. Al 35° Perfetti, direttamente dalla bandierina, mette qualche brivido sulla schiena di Selvaggio. Anche in un pomeriggio storto la squadra di Senigagliesi mostra spiccate doti caratteriali. Al 40° Tascini protegge la sfera, si divincola dal diretto marcatore e prende in controtempo Selvaggio con una girata da bomber consumato che vale il gol del 3-2. Partita di nuovo in bilico. Al 43° Camillucci prova dal limite, sparando però fuori. San Giustese protesa in avanti nei 5 di recupero, ma il risultato resta inchiodato sul 3-2 per il Castelfidardo, che al terzo tentativo si aggiudica il derby con i rossoblù, scatenando il boato del Galileo Mancini. Un Castelfidardo che ha mostrato maturità e capacità di assorbire le situazioni sfavorevoli, qualità che erano mancate nelle gare di fine 2017. La squadra di Vagnoni è meno appariscente nel gioco, ma più ordinata in fase difensiva e cinica sotto porta. 3 punti che avvicinano i fidardensi alla salvezza, con un occhiolino teso alla zona playoff. La San Giustese non esce affatto ridimensionata. La mole di gioco prodotta è stata consistente, ma rispetto alle ultime gare è mancata continuità nella concentrazione e attenzione in fase difensiva. Mister Senigagliesi, si interrompe la striscia positiva della sua San Giustese, una partita che nel primo tempo avevate quasi controllato, poi nei vostri momenti migliori avete preso 3 gol. Sì, mi ripeto, nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, giocando un calcio comunque che a noi piace, avevamo il comando della partita e potevamo certamente gestire meglio determinate situazioni. Poi nel primo tempo abbiamo commesso il primo errore, che comunque ha dato la possibilità all'avversario di trovare poi fiducia e di mettere la partita su una situazione che poteva essere più congeniale per loro. Pronti via nel secondo tempo abbiamo preso il secondo su una palla inattiva e lì la cosa si è fatta davvero difficile. Ci abbiamo riprovato, abbiamo trovato il 2-1 e potevamo recuperarla tranquillamente, poi abbiamo commesso un errore troppo banale sul terzo, su una palla in nostro possesso. Per superficialità, forse anche per un pochino di presunzione, abbiamo preso un gol troppo facile per queste categorie. Lei parlava di errori, infatti c'era un dato che ci ha colpito: 3 gol subiti nelle ultime 6 partite, oggi 3 in una sola gara. Una situazione estemporanea o altre cose? Sì, sembra di sì, perché noi l'abbiamo già fatto quando avevamo vinto con l'Aquila in casa all'andata, poi dopo avevamo preso 3 gol con il San Marino, perché l'Aquila ci aveva consumato molto, e credo che oggi questi 3 gol siano anche figli della fatica bestiale che abbiamo fatto domenica contro il Campobasso, che ci ha consumato tantissimo dal punto di vista delle energie. Va considerato non certo come scusante, ma come attenuante che abbiamo insomma ha passato una settimana abbastanza particolare tra influenze, difficoltà e cose varie ad allenarci, quindi non c'era una gran freschezza, non c'erano tante possibilità per cambiare volto a una partita che già in sé per sé si era messa abbastanza male. La squadra ha una sua solidità, credo che la ritroverà già da domenica, anche perché l'avversario ce lo richiederà immediatamente. Spero sia una casualità. Mister Bagnoni, vittoria sofferta, meritata, e rispetto all'anno precedente niente beffa finale come era accaduto magari in alcuni match? Sì, è stata una partita veramente da caldo planna. Io ho un cuore grande, queste sono le visite mediche che ti dicono che stai bene. Sicuramente abbiamo una squadra che palleggia tanto, con tanta qualità, forse noi però le azioni da gol più importanti le abbiamo fatte noi, certo l'espulsione di Ghiani mi sembra affrettata e lì siamo andati un po' in difficoltà perché non abbiamo capito infatti sul gol come dovevamo metterci. Purtroppo io ho urlato, ma doveva scivolare Borghese dietro, dovevamo metterci a tre con lui e fare un 3, un 3-5-1, e invece guarda casa abbiamo preso proprio gol lì perché non ci siamo capiti. Però è una vittoria straordinaria, ho visto un gruppo che lotta su ogni palla, gli faccio i complimenti perché oggi su un campo veramente quasi impossibile abbiamo fatto una partita di cuore, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, una partita di cuore, la voglia di vincere, avevo chiesto questo, la voglia di vincere, ho visto una squadra che voleva vincere a tutti i costi, rimanendo sempre equilibrata, e abbiamo incontrato un avversario che merita totalmente i 30 punti che ha. Ritorniamo subito a leggere qualche messaggio proprio per i nostri ospiti. Complimenti a Borghese e Ghiani per la bellissima prestazione, espulsione eccessiva per Ghiani, poi ancora facile fare il tiki-taka in spiaggia per poi farlo anche la domenica. Grande Ale Borghese, ciao da Gianluca. Poi Borghese giocatore superlativo, però vogliamo sapere perché non salta. Un saluto anche all'ottimo Bartolomeo, giovane davvero interessante che ancora non si è scoperto. Forza Castello. Ottima prestazione dei ragazzi del Castello e un plauso al giovane Ghiani per la sua prestazione nonostante l'espulsione. E ancora l'ultimo, grande vittoria del Castelfidardo, complimenti da Alberto. Dunque tanti messaggi proprio positivi da parte... Non salta allora, no? No, posso immaginare chi l'abbia scritto quel messaggio, lasciamo perdere. Replicherai personalmente. Sì, sì, infatti. Dicevamo tanti messaggi positivi proprio per i nostri ospiti del Castelfidardo, e conosciamo meglio proprio Giuseppe Ghiani, un giovane giocatore, il terzino, classe 99, nato in Sardegna il 17 giugno appunto del 99, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Proprio con gli allievi nazionali del Cagliari ti sei messo in luce, in particolare nel trofeo Scopigno Cup di Rieti in cui siete riusciti a battere niente meno che la Lazio addirittura. Dicevamo non sei nuovo al calcio marchigiano perché sei arrivato lo scorso anno alla Fermana, poi sei passato al Montegiorgio in eccellenza mettendoti in luce seppure in una categoria inferiore rispetto alla Serie D, e poi quest'estate è iniziata questa nuova avventura nuovamente in Serie D. Che idea ti sei fatto di questo campionato rispetto all'eccellenza che invece hai giocato l'anno scorso? Allora, questo è un campionato sicuramente più organizzato in cui troviamo tante squadre compatte appunto e solide, ma noi facciamo sempre il nostro. Poi ogni domenica, se ovviamente non vi è una squadra che possiamo prenderla sotto gamba, ma appunto tutte le squadre vanno prese in considerazione perché appunto non è un campionato facile. Dunque sei ancora molto giovane, però credo che tu abbia degli obiettivi per il futuro già ben chiari, magari tornare a vestire la maglia del Cagliari. Allora, diciamo per adesso questi obiettivi un passo per volta, preferisco vivere appunto alla domenica e certo sono giovane, spero di arrivare il più lontano possibile e fare il meglio possibile. Vestire nuovamente la maglia del Cagliari ovviamente sarebbe un sogno, ma provo a onorare la maglia che indosso, come faccio e come continuerò a fare ogni volta. Bene, dicevamo che lo scorso anno hai giocato da titolare praticamente nel campionato di eccellenza con la maglia del Montegiorgio. Quali sono gli aspetti da cui hai tratto comunque degli insegnamenti che poi ti servono anche quest'anno, seppure in un campionato diverso? Allora, l'eccellenza magari è un livello leggermente inferiore, un gradino inferiore. Ovviamente sempre ascoltando i compagni più grandi che danno sempre insegnamenti e consigli utili e appunto ascoltando loro magari sono riuscito ad arrivare in questa categoria. Continuerò ad ascoltare i più grandi e perché no, speriamo di salire sempre di più. Allora, grazie a Ghiani, adesso tra poco vedremo il servizio su Recanatese e Jesina. Prima però volevo chiedere un paio di cose anche ad Alessandro Borgesi. Innanzitutto dall'immagine abbiamo visto un campo abbastanza pesante e diciamo è una costante che si ripete abbastanza spesso, quella del Galileo Mancini in condizioni non perfette. Eh sì, sicuramente non ci aiuta anche per le caratteristiche che abbiamo in squadra. Ci sono molti giocatori bravi a giocare la palla, purtroppo il campo non è in buonissimo stato, però questo è quindi cerchiamo di fare il meglio possibile per comunque dare fare anche una buona prestazione a livello di gioco. Senti, c'è un dato che è abbastanza eclatante che vi riguarda, siete uno dei migliori attacchi del girone con 30 gol realizzati, ma anche una delle peggiori difese con 33 reti subite. È il segnale di un atteggiamento magari qualche volta abbastanza poco prudente o temerario, oppure è frutto più che altro di casualità e di partite che vanno in un certo modo, o magari avete questo atteggiamento abbastanza spregiudicato, chiamiamolo così, secondo te? Sì. Comunque siamo una squadra che gioca senza magari pensare tanto a difenderci. C'è da dire che alza molto la statistica dei gol subiti la partita di Matelica. 6 gol in una partita so tanti. Però l'importante alla fine, al di là dei gol subiti, i gol fatti, contano i punti. In questo momento siamo in una buona posizione di classifica e cercheremo di migliorarla sicuramente. E parlando proprio di statistiche, pensate un po' alla Recanatese che fino ad oggi, fino alla partita odierna, in 18 partite aveva realizzato 7 reti e oggi in un colpo solo ne fa 5 alla Jesina. Una Jesina veramente molto deludente nel corso del secondo tempo, tra l'altro Sara mi raccontava anche che ci sono molti messaggi e non propriamente improntati al buonsenso, diciamo così, e all'ottimismo più che altro da Iesi, ma adesso cercheremo di saperne di più dopo aver visto il filmato. Nel frattempo stiamo anche tempestando i nostri colleghi abruzzesi per avere il filmato della partita della Vis Pesaro all'Aquila. Allora, andiamo con ordine però e vediamo l'altro derby di giornata, quello appunto tra Recanatese e Jesina. Vediamo. Il futuro è adesso. Stampa le tue idee in 3D. Laser Ufficio Recanati. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni, Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole e grandi medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Copa Madonna di Varano 8, Recanati. Una ripresa da urlo giocata in maniera letteralmente impeccabile ha consentito alla Recanatese di affondare la Jesina in un delicatissimo scontro diretto. In pochi, dopo una prima frazione complessivamente equilibrata, potevano prevedere che la partita prendesse questa piega. Invece i giallorossi, apparsi tonici e ferocemente determinati, hanno fatto prigionieri i leoncelli nella loro tre quarti campo, con gli ospiti che al termine facevano la magra figura di quei pugili suonati sul quadrato che aspettano solo il gong che ponga fine al loro calvario. Successo pesantissimo quindi, ma in fondo si è fatto solo un piccolo passo nella durissima strada per risalire la china. Verrebbe quasi da dire troppa grazia. Nel secondo tempo probabilmente si è vista la Recanatese che speravi veramente di vedere. Ma se si è vista vuol dire che abbiamo lavorato tanto sia a livello tecnico sia a livello tattico, anche perché attraverso sia la società ma anche il direttore sportivo sono arrivati giocatori che ritenevo giusti per questa squadra e perciò è un merito anche di loro, insomma, quando si vince penso che vadano, vadano distinti un po' tutti i meriti di tutti, però insomma il merito maggiore sono i giocatori che dopo un primo tempo in cui eravamo partiti anche bene, poi anche per merito degli avversari avevamo poco ordine in mezzo al campo, poi l'abbiamo trovato e abbiamo fatto un secondo tempo veramente bello come vorremmo sempre fare, però insomma se si è fatto significa che ci sono dei valori che ce lo possono permettere e cercheremo di lavorare sotto questo aspetto. È normale che una vittoria non ci risolve la classifica, però in questo momento questa vittoria penso che sia fondamentale per porre delle basi e per guardare al futuro in modo diverso, anche se io ho sempre detto che avevo e do fiducia in questa squadra. La sensazione è che questa squadra, una volta che si è sbloccata e ha avuto, diciamo così, la possibilità di sviluppare il suo gioco, ha messo in mostra veramente le sue potenzialità notevoli, quindi era anche un problema proprio di sbloccarsi. Ma no, è un problema di conoscerci, di migliorare. Io ho sempre detto che era necessario ed è necessario del tempo, perché si lavora ogni giorno sotto tutti gli aspetti, quelli tattici, quelli fisici, e anche oggi il secondo tempo testimonia una buona condizione. Però insomma, diciamo che oggi siamo contenti, però il cammino è ancora lunghissimo. C'ha dei significati, ecco, questa vittoria penso che debba avere dei significati, non risolve i problemi di classifica, però insomma ci conforta e ci aiuta a lavorare meglio in futuro. Preoccupante soprattutto l'atteggiamento della Jesina, che ad un certo punto ha mollato, non ci ha creduto più ed inevitabilmente è stata pesantemente punita. Eppure l'inizio faceva presagire tutt'altro. Pierandrei serve Cameruccio, che dalla destra rimette al centro e libera con qualche affanno la retroguardia locale. Al 14° però, su un lancio dalle retrovie, Pera anticipa lo svagato portiere Jesino, che lo stende, dimostrando di essere in giornata nera. Dal dischetto il bomber è chirurgico e la partita si sblocca. I leoncelli però non demordono e subito dopo trovano il pari al 22°, angolo di Anconetani. Il baby Zannini stacca in beata solitudine ed insacca di testa da pochissimi metri. Il match è vivacissimo dal punto di vista agonistico, con le due compagini che non si risparmiano, ma prima dell'intervallo c'è da registrare solo un'iniziativa di Trudeau, che evita Colonna costringendo Stefanelli ad una non semplice deviazione in corner. La Recanatese ruggisce nella ripresa ed è sostanzialmente un assedio. Bolletta in qualche modo se la cava su punizione dal limite, battuta da Falomi. Falomi protegge un pallone in area, serve Pera, la cui sberla è deviata da Bolletta, poi Sassaroli si immola sul tiro a botta sicura di Guida. All'11° cross di Pera, Falomi viene contrato nei pressi della linea di porta, poi Guida viene esteso da Giorni. Ancora penalty, ma è tutto inutile, l'assistente del signor Catani di ferma aveva già ravvisato una posizione di fuorigioco. Non c'è un attimo di tregua ed arriva il vantaggio. Pera scodella in area un pallone sul quale si avventa Marchetti, che al volo di sinistro gonfia la rete, un gran bel gol. È un monologo leopardiano. Bolletta blocca in due tempi in modo non ortodosso su Pera. Oliveri poi mette in moto Pera sulla fascia, Calcina non lo tiene e Bolletta sciaguratamente esce dai pali e lo atterra. Ancora rigore realizzato da Falomi, 3-1. Il beccatissimo dal pubblico Jesino Pera riceve poi da Olivieri, si invola e trafigge il povero Bolletta, stavolta in diagonale. C'è gloria al 92° anche per il neoentrato Monachesi, che riceve da Falomi e di sinistro in pieno recupero sigla il 5-1 finale. Tutto meritato, ma davvero quasi troppa grazia per una squadra, la Recanatese, che sinora aveva segnato soltanto 7 gol complessivi. Mister, primo tempo discreto da parte vostra, nel secondo tempo siete stati oggettivamente sotto pressione da parte della Recanatese e la domanda è inevitabile: è merito dei giallorossi o c'è stato anche demerito della Jesina? Ma è una partita a due facce. Primo tempo abbiamo fatto una buona gara, abbiamo creato diverse occasioni. Secondo tempo è stata un'altra Jesina, inaspettatamente. Dopo il secondo gol loro siamo crollati, inspiegabilmente. Lavoreremo per cercare di capire il motivo di questa situazione. Giornata no del vostro portiere, che lei credo ha schierato per motivi anche contingenti. Portiere sbaglia come sbagliano i giocatori, fa parte della situazione. È normale che quando sbaglia il portiere si prende gol, sbaglia un giocatore è sempre il tempo di poter recuperare, però non darei la colpa solo al portiere, perché il secondo tempo veramente abbiamo fatto degli errori individuali grossolani e ci è costata appunto la partita. Ma credo un problema tecnico, di tenuta, di fisicità? No, io penso un problema di testa. Abbiamo proprio mollato, non abbiamo creduto più nel recuperare il risultato. Io penso che la squadra di calcio, anche se stai sotto di 2 gol, oggi si vede in tutte le competizioni, si possono recuperare anche se al 90° stai perdendo 3-1, devi avere la forza di poter recuperare. Oggi invece sul 2-1 abbiamo mollato e poi abbiamo fatto errori grossolani che hanno fatto scaturire questi 5 gol che sono pesanti. C'erano punti pesantissimi in palio, cambia qualcosa oppure c'è la consapevolezza ancora di più che c'è da soffrire sino al termine? Ma noi sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine. Alla fine non è il 5-1 che cambia i nostri obiettivi, anzi forse a volte quando subisci queste sconfitte ti fa capire che devi lavorare. A volte perdendo 2-1 non si rende conto dove c'è da intervenire, invece 5-1 ti fa riflettere seriamente sul da farsi. Tu condividi che se una sberla va presa è meglio prenderla grossa per lavorare con più convinzione? Ma sempre meglio non avvenga, però se ti deve far capire quali sono i problemi, ben venga. Io non penso che dopo una sconfitta così larga verranno fuori tutti i problemi, sicuramente ci avranno da lavorare, però non lo so. Tu navighi questo campionato da diverso tempo, no? Da molti anni. La Recanatese così com'è, è vero che parte molto indietro perché ha 15 punti addirittura, però ce la farà risalire. Cioè, se noi mettiamo la quota salvezza a 40, no? Che è la quota standard, insomma, la Recanatese deve fare ancora 25 punti. Sì, non è facile sicuramente perché comunque ha fatto un girone d'andata al di sotto delle aspettative. Sicuramente il girone di ritorno, come dicono tutti, è sempre più difficile. Io penso che comunque a livello di rosa adesso può sperare di farli perché comunque c'è una rosa competitiva, anche se non sarà facile. Senti, una battuta velocissima sui Nero Stellati che voi avete affrontato 7 giorni fa. Hanno 7 punti, forse hanno 2 piedi già in eccellenza, oppure una chance gliela dai, visto che anche loro hanno fatto dei ritocchi per quello che avete potuto vedere? Ma mi sembra difficile anche che possano raggiungere i play-out, perché comunque le squadre che stanno appena sopra i play-out sono distanziate di parecchi punti. Penso che ci sono squadre un po' più attrezzate rispetto ai Nerostellati, che tra l'altro oggi sono stati sconfitti a Francavilla. Allora, adesso facciamo un break con l'attualità più stretta. Ne abbiamo già parlato perché giovedì sera si è tenuta un'assemblea pubblica a Macerata con tema appunto il futuro del calcio biancorosso. Tra l'altro un incontro, l'ho già detto, partecipatissimo con la presenza di quasi 400 tifosi, un dato che sicuramente per certi versi fa riflettere e sorprendente dopo tutte le traversie estive che poi alla fine hanno portato alla scomparsa della Maceratese. Nel corso della riunione l'ex direttore generale Marco Nacciarriti ha annunciato di essere stato incaricato da alcuni imprenditori che attualmente detengono le quote di una società di Serie D di verificare la possibilità di trasferire la propria attività sportiva proprio a Macerata. Di nomi non ne sono stati fatti, abbiamo anche risposto al nostro telespettatore, non se ne possono, diciamo così, nemmeno fare ovviamente perché tutti i campionati sono in corso, per cui è possibile fare soltanto delle supposizioni. Di certo si aprirà una trattativa con l'amministrazione comunale rappresentata nel corso di questa assemblea dal sindaco Carancini e sentiamo proprio le interviste registrate per noi da Lorenzo Ottaviani. Marco Nacciarriti, allora lei stasera ha portato una notizia importante ai tifosi, che c'è vita sul pianeta Maceratese Calcio. Beh, è una vita che è tutta da dimostrare se a questo progetto che ho avuto mandato da alcuni imprenditori sia supportato ovviamente a questo punto dall'amministrazione comunale. Si parla di un progetto ovviamente che ha 2 caratteristiche, la serietà e anche un progetto che possa guardare anche a una lunga scadenza. Beh, guarda, ho detto nella premessa che parliamo di 2 imprenditori che nella loro vita non devono dimostrare niente, sono da 50 anni in imprese personali, hanno oltre 150 dipendenti, nel mondo del calcio lo sono da oltre 30 anni, quindi il loro biglietto da visita è questo, quindi salterei oltre il fatto della serietà ma mi concentrerei sul fatto di avere a disposizione per far rinascere la Maceratese gli impianti sportivi. Sembra l'amministrazione comunale stasera sia stata chiara. Devono seguire però alle parole i fatti. E adesso si parlerà dei fatti perché ci sono degli step importanti, no, in questo progetto. Sì, ci sono degli step che da una parte sono quelli burocratici per fare i passi con la Lega, dall'altra sono quelli da fare dei protocolli di intesa con l'amministrazione. Cercheremo nel breve di concludere entrambe le vicende per poi proiettarci nel progetto. L'entusiasmo di questa serata, la partecipazione è il propellente migliore però. Beh guarda, di queste cose non mi stupisco, ho frequentato Macerata a più riprese, conosco i tifosi e non mi aspettavo niente di meno di quello che questa sera mi ha portato qui. Il calore che hanno dimostrato non solo ci proietta in maniera più consistente nel progetto, ma ci dà l'opportunità di portare a Macerata un qualcosa che manca da troppo tempo. Romano Carancini, sindaco di Macerata, verrebbe da dire pur si muove. Sì, e pur si muove. Questa sera c'è stata sicuramente, c'è stato un passo mi pare abbastanza importante. Io rifuggo un po' dagli entusiasmi perché bisogna essere realistici e soprattutto rispondere alle parole concrete, ai progetti concreti e alla possibilità di capire se effettivamente quello che stasera c'è stato in una qualche maniera prospettato siano intendimenti seri con voglia di investimento sulla città. Questo mi pare fondamentale. Se questo c'è da parte dell'amministrazione comunale ci saranno porte spalancate. La partecipazione e l'entusiasmo stanno a dimostrare quanta voglia di calcio ci sia a Macerata. Devo dire che mi ha sorpreso, l'ho già detto anche a un altro tuo collega, tantissime persone. Devo dire che vivendo in città la percezione la sentivo, mi pare un passo importante. Mi verrebbe da dire, non so se riesco, se riusciranno ad accettarlo, riesco a farmi capire che in questo momento la lucidità e l'approccio serio alla questione anche della tifoseria è fondamentale. Non dobbiamo creare pressioni, dobbiamo solo, secondo me, far capire a chi ruota intorno a questo mondo che questa è una città grandemente appassionata e che troverà grandi disponibilità. Questo per naturalmente invogliare, ma non per, come dire, fare una serie di pressioni che potrebbero paradossalmente produrre un risultato opposto. Noi su questo, io stasera ho provato anche a dire, bisogna essere cauti, ovviamente anche essere in una qualche maniera sorpresi positivamente dalle parole di Marco Nacciarriti, ma su questo insomma noi siamo pronti ad essere collaborativi. E nel progetto si deve parlare di settore giovanile? Io lo ritengo come dire, un segnale di qualificazione del progetto. Se c'è qualcuno che vuol venire qui e non parla di settore giovanile, mi pare che sia un progetto, come dire, che abbia gambe corte, che non abbia la forza per esistere e soprattutto potrebbe far percepire alle persone una non serietà. Credo che questo sia un elemento qualificante. E con un comunicato che ci è pervenuto ieri è intervenuto anche Giovanni Orlandi, presidente dell'Associazione Amici dell'Arata, che appunto in questa nota sottolinea l'importante ruolo dell'amministrazione comunale come garante di una corretta e trasparente soluzione ed a tutela, si legge, di deleterie e nuove false illusioni, annunciando anche di avere in animo iniziative aperte alla più ampia partecipazione, visto insomma che di illusione a Macerata negli ultimi 12 mesi ce ne sono state parecchie. Andiamo avanti, Sara? Sì, ancora messaggi, bravi ragazzi, avanti così, da Adriano, poi in bocca al lupo da Perugia per la vostra stagione, avete in squadra un grande giocatore e soprattutto un grande uomo, Alessandro Borgese, salutatemelo, ci conosciamo bene, da Luca Grifo. E poi ancora, l'Ispi torna presto, complimenti a tutta la squadra, soprattutto a Borgese, per me è il giocatore qualitativamente migliore da quando il Castelfidardo è in Serie D, forza Castello. Grande Castelfidardo, vogliamo Morris in campo la prossima, grande under di qualità. E poi diversi messaggi anche da Iesi che insomma si scagliano contro quella che è la società e la presidenza. Allora, tanto giriamo sempre attorno al solito argomento, Alessandro. Come ciliegina sulla torta, un pensierino ai playoff, ci si può fare secondo te? Visto che ormai le squadre le hai viste tutte. Sì, ma ancora è presto, ma le ho viste tutte, però come hai detto te a dicembre cambiano parecchi giocatori. Noi non vediamo l'ora di raggiungere la salvezza il prima possibile per poi magari toglierci qualche soddisfazione più in là. Ripercorrere la carriera di Ghiani, l'ha fatto Sara, è molto semplice e molto breve, la tua è un pochino più complessa, no? Abbiamo visto che hai estimatori anche da fuori regione, ci sono delle piazze a cui sei rimasto particolarmente legato? Sì, sicuramente Perugia è una di quelle, ho passato 2 anni meravigliosi, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere e poi sono stato bene anche a Sassuolo, sì, come dici te ce ne sono tante di piazze, però Perugia, penso Perugia su tutte. A un posto particolare, diciamo. E allora, adesso andiamo ad Agnone, tra l'altro servizio che i nostri amici di Castelfidardo guarderanno con particolare attenzione, perché Castelfidardo domenica giocherà proprio al Civitelle di Agnone, una squadra che si sta tirando su alla grande dalla parte bassa della classifica, oggi ha battuto per 1-0 il Fabriano Cerreto e qui Alessandro più che mai si vede la mano dell'allenatore, no? Perché arriva Pinuccio Di Meo, il buon Pinuccio Di Meo, e la squadra cambia marcia. Sicuramente potrebbe essere l'ambiente giusto per lui, comunque sta facendo un bel lavoro e speriamo che con noi invece facciano un po' meno bene di quello che stanno facendo. E intanto però continua a vincere l'Agnonese, 21 punti, e vediamo come è maturato l'1-0 di oggi contro il Fabriano Cerreto in questo servizio. L'Agnonese riprende la marcia verso la salvezza avendo ragione del Fabriano dell'ex Sauro Trillini nello scontro diretto al Civitelle. La partita è tutta o quasi nella rete del centrocampista di colore Madi, al posto giusto nel momento giusto dall'angolo di Ferraro dopo appena un quarto d'ora di gioco. In precedenza meglio gli ospiti nel giropalla e per personalità. Trillini non rinuncia a giocarsi le sue carte, ma in avanti Zuppardo è poco assistito dai suoi compagni. 4-3-3 la disposizione in campo per i marchigiani, 4-2-3-1 quella scelta da Di Meo, privo dello squalificato Rullo, in difesa sostituito da Frabotta nel ruolo di centrale. L'ultimo arrivato, Davide Corso, sistemato in mediana per dare qualità e quantità. Arbitra Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. I locali sono poco brillanti per il carico di lavoro atletico effettuato nel periodo della sosta natalizia e il gioco ne risente. L'esterno d'attacco Pero in casacca rossa si accentra e scarica con il destro a fil di palo. Faiella è attento sulla rasoiata. Il Fabriano prova a sfondare ripetutamente sul fianco destro con il giovane Conti, ma la manovra non trova sbocchi. Dopo 15 giri di lancette Ferraro per l'Olimpia si porta sulla bandierina. Traversone forte dalla traiettoria arcuata, i difensori ospiti si perdono Madì che infilza di testa Monti e la rete che darà i 3 punti alla formazione di casa. Attorno alla mezz'ora il Fabriano perde Forò e Tafani, colpiti al volto il primo da una violenta pallonata e il secondo alla testa in uno scontro fortuito. Saranno sostituiti da Sassaroli e Compagnucci negli stessi ruoli. Il finale è in crescendo per i padroni di casa. Niang fila via sulla destra, Santoro è anticipato al centro dell'area. Ferraro si avventa sulla sfera ma trova solo una deviazione in angolo. Nella ripresa Trillini si gioca subito l'inserimento di Piergallini per il centrocampista esterno Cusimano. Il Fabriano alza ritmi e baricentro e lo stesso Piergallini va alla conclusione su un errato disimpegno dei locali. Nulla di fatto, si resta sull'1-0 per l'Agnonese. I molisani si rivedono al 16º, sulla pennellata in area piccola di Santoro si scontrano Niang e Giglio. 5 giri di lancette e ancora Santoro chiama in causa il compagno di reparto Giglio. Si oppone ancora una volta il portiere ospite Monti. I padroni di casa, nonostante il vantaggio, sono tesi e a tratti confusionari, ma il Fabriano, visto nei secondi 45 minuti, è tutto nel sinistro poderoso ma fuori misura di Sassaroli. L'assalto finale è ben poca cosa per i marchigiani. L'Agnone tornerà al Civitelle domenica prossima contro il Castelfidardo. Il Fabriano rimane impelagato nelle secche della zona retrocessione. E questo è il servizio appunto su Olimpia, Agnonese, Fabriano Cerreto, poi ovviamente nel corso della nostra trasmissione contiamo anche di farvi vedere il servizio su Campobasso Monticelli. Diamo il tempo alla regia di caricare il servizio L'Aquila Vis Pesaro che ci è giunto proprio qualche istante fa, quindi diamo la possibilità anche di vedere questa partita che è stata molto interessante perché, come vi ho detto, la Vis Pesaro è andata per 2 volte in vantaggio all'Aquila e per 2 volte è stata raggiunta, tra l'altro con il ritorno al gol di Giacomo Ridolfi e con il gol della formazione abruzzese proprio allo scadere. Intanto vediamo il tabellino del prossimo turno del campionato di Serie D, ci sono partite molto interessanti anche domenica prossima, eccolo qua, Olimpia Agnonese Castelfidardo, abbiamo già detto, poi Fabriano Cerreto Campobasso, la trasferta del Matelica, Iesi, Monticelli, Avezzano, Nero Stellati, L'Aquila, San Nicolò, Francavilla, San Giustese, Recanatese, Vastese, Pineto, Vis Pesaro, San Marino. E nell'asticella delle difficoltà non è semplice, insomma, la gara della Vis Pesaro contro un San Marino che, come certamente saprete, ha cambiato allenatore da qualche settimana, Medri ha preso il posto di Orecchia, ha un organico comunque molto competitivo, mentre il Matelica sarà a Iesi, non sarà semplice anche perché la Jesina dovrà riscattare la roboante sconfitta subita oggi al Nicola Tubaldi di Recanate. Allora, dalla regia mi fanno segno appunto che è pronta la partita tra l'Aquila e Vis Pesaro, andiamo a vedere il servizio. Troppo grande il cuore dell'Aquila, anche in 10 rossoblù trovano il pari 2-2 con Boldrini al 45esimo e portano a casa un punto che vale come una vittoria. Inizio tutto marchigiano con la Vis Pesaro che ha trovato il gol in apertura dopo solo 2 minuti con il perfetto colpo di testa di Cruz. L'Aquila ha reagito e trovato nella ripresa il pari, ma subito dopo la Vis con Ridolfi ha riportato avanti i suoi. Il doppio giallo a Boucher ha per un attimo spento le speranze, anche se in inferiorità numerica la squadra ha lottato come sempre e trovato il pari nel finale che vale tantissimo. La parola ora passa di nuovo alle vicende extra calcistiche. Arriverà il quarto stipendio, la cronaca con le immagini di Donatello Ricci. Pronti via e la Vis Pesaro passa, il colpo di testa di Cruz è perfetto, palla all'angolino basso. 11° numero di Caffiero che fa tutto da solo e prova il destro in corsa, Marfella salva in angolo. Minuto 22, azione d'applausi dell'Aquila, Boucher, Ibe De Iulis, conclusione imprecisa. 25° Ibe di forza, occasione da 2 passi, ma il numero 9 aquilano calcia male. Minuto 30, Cascioli di esterno al volo regala un assist d'oro per Cruz, chiusura super di Pupeschi. 43° ripartenza Vis Pesaro, Baldazzi tutto solo, sciupa da 2 passi. Ripresa il pareggio dell'Aquila, arriva al 5° Boldrini per Sieno, cross lungo, tocca Ibe, Boucher a botta sicura firma il pari. Nell'esultanza l'esterno rossoblù si leva la maglia, cartellino giallo, sarà sanguinoso. 13° vantaggio della Vis Pesaro, azione prolungata all'interno dell'area di rigore aquilana, palla sul destro di Ridolfi che supera Farroni, palla sotto la traversa. 19° simulazione per Boucher, doppio giallo e l'Aquila in 10. I rossoblù tutto cuore ci provano lo stesso, il pareggio arriva al 44°. Show di Caffiero, cross, palla per Boldrini che trova l'angolino basso, finisce 2-2. L'Aquila è da applausi, come detto parola ora alla società. Battistini, partiamo da quello che è successo al 90° perché sintetizza il cuore di questa squadra, sintetizza una stagione intera. Sì, credo come ho specificato ieri non merita questa squadra, meritava anche una botta di vita come un gol al 90° in 10 contro 11 contro una squadra fortissima, super organizzata, forte fisicamente e in vantaggio come il Pesaro, e quindi sono contento che l'azione sia stata bellissima anche con una giocata fantastica di Caffiero, una giocata fantastica di Boldrini, però ti ripeto anche la disponibilità di questi ragazzi in 10 contro 11, stare in campo una squadra del genere non era per niente scontato, non prendere imbarcata, quindi devo fargli i complimenti. Cioè, in una condizione normale sarebbe stato fantastico, in una condizione nostra è una cosa incredibile e infatti ci rivediamo mercoledì pomeriggio, giustamente posso premiarli di premio, un po' di riposo in più lo meritano perché sono stati veramente straordinari. Vogliamo parlare anche della capriola di Battistini al 90°, quando giocava con la maglia dell'Aquila non ci ricordavamo queste azioni. Cose brutte. No, commentiamola, cose belle. No, è stata un'espressione di gioia perché il gol al 90° è forse anche una delle cose che sintetizza la bellezza del calcio. Poi ti ripeto, in una situazione così svantaggiosa contro una squadra così forte a cui faccio i complimenti, forse la più forte che ho visto qui in casa, però la cosa bella anche che abbiamo reagito subito allo svantaggio al 2° che contro una squadra del genere poteva essere determinante, decisivo, poteva buttarci giù del tutto, invece abbiamo reagito, abbiamo fatto gol, abbiamo fatto vedere che volevamo vincerla, purtroppo abbiamo preso un'espulsione evitabile che insomma ingenua perché la maglietta è una eventuale simulazione, non so se era simulazione o meno, però se c'era l'arbitro ha fatto bene e purtroppo abbiamo rischiato di pagarla carissima. Però disponibilità grandissima da parte di questi ragazzi che nonostante a posto in 10 contro 11 qualcuno gli ha chiesto di fare centrocampista con caratteristiche differenti, gli attaccanti in corso, sono felice per loro, per questa botta di vita. Ma noi sapevamo di affrontare una squadra forte, con qualità, con gli attributi e già l'andata ci aveva dato qualche problema e aveva dimostrato le sue qualità, cosa che ha dimostrato anche oggi, di non mollandoci mai e credendo fino alla fine di poter recuperare la partita. E poi lo ringrazio dei complimenti, forse noi oggi abbiamo lasciato qualche cosa sul campo, soprattutto 2 punti in più che potevano farci comodo anche per le occasioni avute comunque durante la partita. Riprendiamo subito a leggere i messaggi da parte dei nostri telespettatori. A proposito di Macerata, ci scrivono, e della farsa della Serie C. Lo scorso anno si sono salvate sul campo Maceratese e Mantova, poi fallite, mentre Forlì e Lumezzane sono retrocesse con i conti in ordine. Francesco da Fano, una considerazione su cui magari dovrà anche riflettere. E poi ancora buonasera da Pesaro, buona parte del campionato della Vis si giocherà da domenica prossima fino all'11 febbraio. Il calendario prevede San Marino in casa, Avezzano fuori, Pineto in casa e infine scontro al vertice a Matelica. Speriamo che la bella prova da titolare di Giacomo Ridolfi, che gol ci scrive il telespettatore, ci consenta di vederlo impiegato con un minutaggio più consistente. Saluti per Paolo da Pesaro. Concludiamo, buonasera a tutti, un saluto particolare ad Ale, complimenti ai nostri ragazzi e a Mister Tiozzo. Ragazzi, continuate così fino alla fine, forza Matelica, da Khaled. Comunque sicuramente un campionato bello, appassionante, questo duello davvero lo impreziosisce tantissimo. Andiamo ai risultati di eccellenza e promozione rapidissimamente, partiamo con il massimo campionato regionale, 17ª giornata seconda del girone di ritorno, questi risultati: Atletico Gallo Colbordolo batte Camerano 2-1, a Barbara vince l'Atletico Alma 4-0, Biagio Nazzaro batte Porto Sant'Elpidio 2-0, ad Ascoli Montegiorgio batte Ciabino 1-0, a Fossombrone Loreto batte Forsempronese 3-1, Grottamare Marina 0-0, a Tolentino Pergolese batte Tolentino 4-3, ad Urbania Porto d'Ascoli batte Urbania 1-0. Montegiorgio in testa alla classifica con 41 punti, Atletico Gallo Colbordolo 33, Porto d'Ascoli 30, Atletico Alma 29, Grottamare 26, Urbania 25, Forsempronese 24, Biagio Nazzaro 23, Marina e Camerano 22, Tolentino 21, Barbara e Pergolese 16, Ciabino 15, Porto Sant'Elpidio e Loreto chiudono con 13 punti. E andiamo ai due gironi di promozione, partiamo dal girone A, 15ª giornata, vediamo il tabellino: Camerino e Filotranese 0-0, FC Vigor Senigallia batte Marzocca, una stracittadina 3-1, Laurentina batte Moglie Vallesino 1-0, a Mondolfo vince Rosimana 4-1, a Passatempo Valfoglia batte Passatempese 2-1, a Porto Recanati vince il Villa Musone 3-2, Real Metauro Gabice Gradara 2-2, Sasso Ferrato Genga batte Cantiano 1-0, Filotranese in testa con 30 punti, Sasso Ferrato Genga 29, Olimpia Marzocca 26, Valfoglia e Mondolfo 25, Gabice Gradara 24, Porto Recanati 23, FC Vigor Senigallia e Villa Musone 21, Cantiano e Camerino 19, Simana 17, Passatempese 16, Laurentina 14, Moglie Vallesina 11, chiude il Real Metauro con 10 punti. Girone B, Aurora Treia batte Trodica 2-1, Chiesanova batte Futura 96 3-0, il Verecina batte Monturano Campiglione 3-0, JRVS Ascoli batte Montalto 2-1, Montecosaro batte Atletico Piceno 2-0, Pinturette San Giorgese 2-2, Potenza Piceno e Montefano 0-0, San Marco Servigliano Lorese batte Atletico Azzurra Colli 2-1. San Marco Lorese in testa con 31 punti, Chiesanova 29, Potenza Picena 28, Montefano e Azzurra Colli 26, Via Recina 24, San Giorgese e Montecosaro 22, Atletico Piceno 21, Aurora Treia 20, Futura 96 19, Montalto e Monturano 18, Trodica e Pinturetta 10, chiude la classifica la GRVS Ascoli con 6 punti. Bene, siamo in conclusione di questa prima parte, ringrazio gli ospiti del Castelfidardo, Alessandro Borgese e Giuseppe Bartolomeo Ghiani. Grazie a voi. Grazie. E in bocca al lupo per la vostra stagione. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata al campionato di eccellenza, ma avremo ancora Serie D ovviamente. Il primo servizio è relativo al match che si è giocato ieri ad Ascoli tra Ciabino e Montegiorgio. Vediamo. È sfortunata la prima apparizione del Ciabino nella nuova casa del Picchio Village. A rovinare la festa ai folignanesi è il capolista Montegiorgio. La squadra allenata dall'ex Ascoli Massimo Paci suda però le proverbiali 7 camicie per avere la meglio sulla truppa del vulcanico mister Roberto Cappellacci, per nulla remissiva e lontana parente della compagine seppellita inopinatamente dalle 6 reti nella gara di andata. la musica in un pomeriggio gelido è stata ben altra, gara che si è giocata a porte chiuse. I padroni di casa l'approcciano nel modo giusto, ma le conclusioni purtroppo sono per la maggior parte degli ospiti. Al 21° è Sbarbati che galoppa in contropiede verso l'estremo di casa. Peccato per i montegiorgesi che la conclusione sia per nulla angolata e preda dell'estremo Cilumbriello. Al 23° è la volta di Passalacqua che disperde sul fondo una conclusione di sinistro. Al 26° ospiti in vantaggio con Adami. Il direttore di gara Renzi, su segnalazione del collaboratore di linea Tidei, annulla per fuorigioco. Al 31° anche sul Pizzi spreca il tiro che termina sul fondo. Sbarbati ci riprova al minuto 38° di testa in aria, sfera fuori dallo specchio. Termina qui il primo tempo. I padroni di casa provano ad uscire dal guscio difensivo al minuto 7° della ripresa. Filiaggi su punizione centra la barriera. Al 15° Iachini fa la barba all'incrocio con un poderoso destro dal limite dell'area. Il Montegiorgio passa avanti al minuto 23. Tomassetti compie fallo di mano in area. Dai relativi 11 metri va il solito Adami che spiazza Cilumbriello. Ciabino non demorde e prova a raddrizzare il risultato. Al 29° ci prova senza fortuna Tempestilli, prima che la traversa al 36° gli neghi il pari e nei minuti di recupero Aquino non riesce nell'impresa di continuare la sua striscia positiva di gol. La conclusione infatti dalla distanza è neutralizzata dall'estremo Verdicchio. Finisce così 1-0 per gli ospiti. Cappellacci può comunque essere soddisfatto, mentre Mister Paci continua la sua corsa là davanti. Ma il primo commento che mi viene in mente è la bella vittoria che abbiamo fatto in un campo molto difficile. E il Ciabino è una buonissima squadra e ha cambiato molto a gennaio, si è rinforzata, una squadra molto messa bene in campo e quindi il mio primo commento è che i ragazzi sono stati veramente bravi a portare a casa questi 3 punti, perché poi alla fine è questo quello che la gente vuole, che è importante, no? A parte tutto faccio i complimenti ai ragazzi, perché venire qua a vincere non è semplice. Gli ha fatto una buona impressione il Ciabino oggi? Assolutamente sì, non capisco la partenza sbagliata, ma oggi non è la classifica che il Ciabino merita. È una squadra, ripeto, composta da giocatori veramente bravi. Io penso che chi viene qua farà molta fatica quest'anno. Abbiamo diversi infortunati, oggi mancavano tre giocatori, però la valorizzazione dei giovani per noi è fondamentale. Noi, la nostra difesa è composta da 3 ragazzi di 20, poco meno di 20 anni, quindi il fatto che ci siano tanti giovani a noi dà orgoglio e soddisfazione, ma è un po' la mentalità del Montegiorgio, portare avanti l'idea di una squadra giovane, giocatori possibilmente del posto, e che è la prerogativa maggiore che noi cerchiamo è la fame che hanno i giocatori nel voler ottenere risultati. Oggi abbiamo visto un Ciabino tenere testa al Montegiorgio anche se sconfitto, un commento? Sì, noi consideriamo la sconfitta più che la prestazione, perché comunque è stata anche essa abbastanza sofferta, visto che che la squadra avversaria dimostrava durante i minuti di gioco di meritare la classifica che ha, e quindi abbiamo avuto difficoltà, seppur poi forse nel secondo tempo stavamo cercando anche di fare qualcosina di meglio, poi abbiamo preso gol e da lì si è fatta dura, si è vista anche la qualità loro nelle ripartenze che potevano essere pericolosi, quindi non ce l'abbiamo fatta a rimetterla in piedi. Non è un passo indietro questa sconfitta rispetto magari alle vittorie ultime che abbiamo ottenuto, però chiaramente noi giochiamo per la classifica. Noi abbiamo una classifica deficitaria e quindi sperando di volerci salvare è chiaro che dobbiamo fare i punti dove si può. Oggi è normale che abbiamo incontrato una squadra forte che ci sta pure di perderla, però ecco, di squadre forti magari non come questa, ma ne troveremo anche tante altre e dobbiamo essere bravi a fare risultato anche con queste. Allora eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone, buonasera, benvenuti e ben trovati a questa seconda parte che avviene come al solito regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do l'aggiornamento del posticipo di Serie A, no perché la Serie A non c'è, allora vi do quello di Serie B, no nemmeno quello di Serie B perché, e nemmeno quello di Serie C perché il calcio professionistico osservava un turno di riposo, quindi quale risultato di quale posticipo posso darvi per dimostrarvi che siamo pienamente in diretta? Due gare internazionali, campionato spagnolo, la Liga, Real Sociedad Barcellona 2-2 e la Ligue 1 francese, scusate il francese, proprio maccheronico alla grande, Nantes, Paris Saint-Germain 0-1, gol di Di Maria. E questi sono i due posticipi di calcio internazionale. Però noi dobbiamo passare ai campionati che piacciono a noi, quelli pane e salame, quelli che, dei giocatori che noi conosciamo, dei presidenti che sono amici nostri, di quelli cui calciatori li incontriamo anche al bar o sul nostro posto di lavoro. In pratica i campionati dilettantistici. Qual è il top dei campionati dilettantistici? È quello del campionato di eccellenza, giunto alla seconda gara del turno di, del girone di ritorno, quindi mancano meno 13 partite alla fine del campionato, come si suol dire, della regular season, ma oggi seconda giornata del girone di ritorno è stato un giorno molto indicativo, molto importante secondo me questo turno di campionato, perché poi la classifica si sta piano piano allungando e sgranando, vengono fuori veramente le potenzialità, almeno nella fascia alta della classifica, ma nella fascia bassa della classifica poi c'è stato diverso movimento. Vediamolo subito insieme partendo dall'oggi ovviamente, che è la cosa più importante perché viviamo nell'oggi, ovvero cosa è successo oggi? Il Porto d'Ascoli sbanca Urbania, Urbania alla seconda sconfitta consecutiva, il Porto d'Ascoli ha la terza vittoria consecutiva, la squadra di Alfonsi, ma il dato fondamentale della squadra di Alfonsi, ovvero del Porto d'Ascoli, è che è alla ottava vittoria nelle ultime 9 partite il Porto d'Ascoli, quindi complimenti. L'Atletico Alma, clamoroso poker esterno dell'Atletico Alma in quel di Barbara, 4-0, tra l'altro era un remake della sfida dello scorso anno nel campionato di promozione del girone A di promozione. Ovviamente la Biagio Nazzaro torna a vincere dopo 4 partite 2-0 contro il Porto Sant'Elpidio, scoppiettante 4-3 finale della Pergolese in casa del Tolentino. Bravo Omar Manuelli, ha fatto un miracolo, ma bravo anche mister Mosconi perché avrà da lavorare a Tolentino, ma ci sono buone potenzialità. Comunque 4-3 della Pergolese, non vinceva mi sembra da 7 partite la volante di Pergola, 4-3 della Pergolese in quel di Tolentino, ma anche colpo di coda dell'ultimo della classe che era il Loreto, 3-1 sul campo della Forza Impronese, quindi bravo anche a Loreto. La Forza Impronese sta andando bene ma non benissimo in queste ultime gare. Chiudeva il turno di oggi lo 0-0 tra Grottamare e Marina. Cosa è successo ieri? Ieri è successo tanto perché giocavano le prime della classe, l'abbiamo già visto, no? Il Montegiorgio ha sbancato il campo del Ciabino, l'avete visto? È un campo nuovo, per quello è il Picchio Village. Hanno giocato a porte chiuse perché non c'era ancora l'agibilità per le tribune. Ha vinto il Montegiorgio, gol su calcio di rigore di Bomber Adami. Montegiorgio capolista ma soprattutto autore di un campionato fenomenale, fantastico, perché ancora oggi gli uomini di mister Paci mantengono 8 punti di vantaggio sulla seconda forza di campionato che è l'Atletico Gallo Colbordolo, che appunto nella gara di ieri ha battuto 2-1 il Camerano. Quella era una bella sfida tra Atletico Gallo Colbordolo e Camerano, 2-1. Sono 22 le reti messe a segno in questo turno di campionato, in questa seconda giornata del girone di ritorno. Il dato fondamentale però di queste 8 partite di eccellenza, a parte lo 0-0 tra Grottamare e Marina, è che salta totalmente il fattore campo. Ci sono state addirittura 5 vittorie esterne solamente in un'altra giornata di questo campionato, ce n'erano state 5 vittorie esterne, fattore campo tenuto solamente da 2 squadre, ovvero la Biagio Nazzaro, che come già detto, e l'Atletico Gallo. Abbiamo parlato di dati, numeri, squadre, giocatori, non abbiamo detto la classifica dei cannonieri che è redatta come al solito con la solita scrupolosità, con il solito scrupolo e cura dal nostro amico Giuseppe Stulzini da Urbino, ma non stiamo usando molto la classifica dei cannonieri, solamente Rivi dell'Atletico Alma raggiunge Sbarbati in seconda posizione a 11 reti, ma il trono, lo scettro dei bomber, ancora è detenuto da Minnozzi del Porto d'Ascoli a 14 reti. Detto questo, se noi apriamo l'inquadratura, vedrete due personaggi, due ragazzi, due allenatori, due ex grandi calciatori che loro mi conoscono da poco, ma io li conosco da una vita. Perché? Ma perché li ho visti giocare. Io sto parlando di Gianluca De Angelis qui alla mia sinistra e ancora più là c'è il mitico Mirko Cudini. Benvenuti, grazie di essere qui. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera. Allora, io ho parlato di voi, qui c'è da fare non so, ci va a stare mezz'ora a leggere tutte le squadre in cui avete giocato da calciatori e da allenatori. Comunque Gianluca De Angelis ha giocato nell'Ancona, nel Barletta, nel Verona, nel Foggia, nell'Alzano, nel Modena, nella Vis Pesaro, nel Teramo e Frosinone. Nel Teramo poi ti ricordano bene i tifosi del Teramo, i Devils Corp, se non erro, mi sembra che si chiamano la tifoseria organizzata del Teramo. Invece Mirko Cudini ha giocato in un sacco di squadre, qui veramente tra San Benedetto, Avellino, Salernitana, Torino, Cagliari, Genoa, Ascoli, Vicenza, Perugia e chi ne ha più ne metta. Però la differenza tra voi due, Gianluca, è che Mirko ha giocato in Serie A e tu no, come mai? Era più bravo lui? Forse era più bravo. Come forse? Sì o no? Mi hanno cacciato ogni volta che vincevo i campionati, no? Cioè, spiegala questa cosa. Ho vinto due campionati della BLA, poi con Verona e Ancona e poi per varie vicissitudini, la prima volta per colpa mia perché con l'Ancona ho avuto un diverbio col mister Guerrini, gli ho risposto e... Cosa gli hai detto? Dai, a 25 anni non ormai si può dire. Sì, appunto, è passata, ormai c'è... Praticamente l'anno prima che stavamo vincendo il campionato della BLA, una partita ero in panchina e c'era un mio compagno, che adesso non è giusto fare il nome, che camminava in mezzo al campo e io ho detto, mi ricordo benissimo, mi dissi mister, cambio, lo vedi che non si regge in piedi, ma avevo 22 anni. E lui non ha detto niente, a fine stagione mi chiama e mi dice Gianluca, la società ha deciso di darti in prestito al Barletta, ti prolungano il contratto ma aveva Barletta in C1. Io dissi, mister, piacerebbe giocarmi le mie carte in Serie A perché il sogno... Mi disse, ti ricordi 4 mesi fa la panchina che mi dissi... Ah, te l'ha rinfacciato? No, me l'ha proprio detto chiaramente, vatti a fare un po' le osse e tieni a bada la lingua. Ma detto, e io ho fatto un rewind, ma lì... 4 mesi dopo non te le ricordi quelle cose, però è servita come esperienza, sinceramente. E ti hanno sbattuto a Barletta in Serie B? No, in Serie C. In Serie C a Barletta, prolungandomi il contratto, poi sono tornato l'anno dopo, però praticamente lui ha detto così mi pare tenere a frenare la lingua, poi magari forse non mi reputava neanche pronto per poter stare in gruppo in Serie A, però alla fine la sua motivazione reale è stata di questo. All'epoca avevi 22 anni, adesso ne hai 50, quindi sono passati i 28 anni, se la mente non mi inganna e se la matematica non è un'opinione. Adesso a 50 anni la tieni a freno la lingua o sei come a 22 anni? Beh, quando cresci sicuramente migliori, un po' più diplomatico ci sei, perlomeno sei più razionale e soprattutto non rispondi a tutte le provocazioni che ti stanno intorno. Uno crescendo... Ma non è una questione di professione, è proprio una questione di età, credo. Si dice che uno maturi con l'età. Non è detto, vuoi dire? Anche se mia moglie dice che non è vero. Scusatemi, devo un attimo, tranquillizzare, perché io sono andato a cena da un mio ex calciatore, Ruspandini, diciamo Ruspandini con la moglie, e devo tranquillizzarli che sono arrivato, nonostante la roba che mi avete dato variata da mangiare. Ah, variata, roba mangiata, sì, era tutto buono. No, me l'hanno detto, quindi giustamente. Esatto. Allora, Mirko Cudini invece, Mirko, tu da calciatore quando hai esordito in Serie A? Te lo ricordi? Sì, nel 99 a Torino. Esatto, che partita era? Bologna-Torino. Esatto, bravo, Bologna-Torino, hai un'ottima memoria, hai giocato in Serie A, questo è chiaro perché eri un giocatore davvero forte, io ti ho già detto, ti ho visto diverse volte da avversario delle squadre che io andavo a vedere, per me eri un grande giocatore. Senti, adesso tu sei allenatore, cosa stai facendo in questo periodo visto che non hai squadra? Ma credo un po' come tutti i mister che sono disoccupati, quindi in questo momento ci aggiorniamo, vado in giro, guardo partite, allenamenti, cerchiamo di aggiornarci anche perché per me rispetto a Gianluca sono gli inizi, quindi è giusto vedere, guardare e cercare di migliorarsi. Allora, forse non vi ricorderete, ecco, ma che Mirko Cudini è stato anche giocatore dell'allenatore Gianluca De Angelis nella Fermana, quella Fermana che vinse la Coppa Italia di Serie D a Roma contro l'Audace Cerignola e approdò appunto in Lega Pro, se non erro, no? Ah, in Serie D, perdona, era la Coppa Italia di Eccellenza. Mirko, ma che allenatore era o è attualmente Gianluca De Angelis? Tu che ce l'hai avuto come allenatore? Ma sicuramente uno che sa il fatto suo, nel senso... grossa esperienza, sa motivare molto bene la squadra, i singoli, e quell'anno, perlomeno sto parlando per quella unica esperienza che ho avuto io con lui, quindi credo che poi alla fine i risultati parlino chiaro. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, anche se poi c'è stato un intermezzo dove il mister fu allontanato e poi ritornato e abbiamo continuato la cavalcata fino alla fine. Sara, che messaggi ci sono? Sì, messaggi da Recanati, netta, meritata e fondamentale vittoria della Recanatese, ci scrivono, il distacco da colmare è ancora importante, ma oggi la squadra ha dato una grande dimostrazione di forza e compattezza, ora però vietato esaltarsi vista la classifica. Unica nota stonata è la tentata aggressione a Pera che all'uscita dallo stadio è stato scortato dalle forze dell'ordine per raggiungere la sua auto e dopo addirittura inseguito da due vetture dei tifosi della Jesina che hanno tentato di fermarlo. Episodi che nulla hanno a che fare con lo sport. Ma va bene, speriamo che si sia risolto tutto bene, che Pera sia sano e salvo. Allora, una domanda che mi viene proprio spontanea così, ma perché due allenatori come voi, oggi come oggi, siete disoccupati? Anche perché tu, Mirko, lo scorso anno alla guida della San Giustese hai raggiunto con la San Giustese la promozione in Serie D, quindi perché oggi come oggi voi due siete disoccupati? Gianluca? Ma perché penso... che perlomeno per quanto mi riguarda faccio difficoltà a raffrontarmi con molte realtà regionali, perché quando uno è abituato a dire le cose in faccia, a dire quello che pensa, e soprattutto credo che valga anche per Mirko che ha giocato solo nei professionisti, io ho giocato solo nei professionisti, quindi ho delle difficoltà oggettive a raffrontarmi con delle società dilettantistiche a 360 gradi, ci si ha difficoltà delle volte, certo non tutte le società sono così, però quando uno è abituato a vivere in un mondo professionista, ma professionista a 360 gradi, poi affrontarsi con piccole realtà dove si profilano problemi ogni minuto, dove devi risolvere problemi che non ti competono, perché il professionista è colui che cura la propria professione. Se invece tu subentri in un mondo dove devi risolvere i problemi di tutti, non credo che diventa più una professione, diventa una missione. C'era un film che non mi ricordo quale diceva, che professione fai? Risolvo problemi, non mi ricordo quale film è, ma insomma... Ma i problemi, un allenatore dovrebbe risolvere i problemi calcistici in mezzo al campo, cioè perlomeno uno dovrebbe parlare di calcio. Mi viene in mente le parole del mio ex compagno Damiano Tommasi che dice rimettiamo il calcio al centro del progetto. Per un allenatore, secondo me, in qualsiasi categoria deve pensare di risolvere i problemi calcistici, cioè in mezzo al rettangolo di gioco, non i problemi esterni. Io ho trovato molte difficoltà sotto questo profilo, anche se poi io, ovviamente come tutti ho commesso anch'io degli errori, ma personalmente queste sono state le difficoltà, perché i numeri parlano chiaro, cioè no, non voglio sponsorizzarmi, ma ho fatto i punti dovunque sono stato, quindi alla fine non è questione dei numeri, che sono stanco, ne parlavo proprio 2 o 3 giorni fa con mia moglie, di combattere cose che secondo me non mi competono, cioè se io faccio un allenatore devo preoccuparmi della squadra, devo preoccuparmi della tattica, devo preoccuparmi di studiare l'avversario, devo preoccuparmi della preparazione fisica, alla parte tattica, non di tutto il resto, e cose che alla fine stanca, logorano secondo me. Certo, Mirko, e invece tu perché sei disoccupato proprio in base anche in relazione al fatto che lo scorso anno hai vinto il campionato di eccellenza con la San Giustese. Sì, l'anno scorso è andata bene, come prima esperienza in prima squadra posso dire che è andato tutto alla perfezione, anzi colgo l'occasione per ringraziare la società San Giustese che mi ha dato la possibilità di poter lavorare in un certo modo insieme a un gruppo di giocatori encomiabili, professionisti, tra virgolette, nei dilettanti, quindi siamo riusciti a lavorare come staff come magari uno vorrebbe, quindi di questo non posso che ringraziare la società. Per il resto non sempre uno riesce a raccogliere o a trovare quello che vorrebbe, quindi anche chi fa questo lavoro purtroppo lo sa, e tanti che vorremmo bruciare le tappe magari e arrivare il più in alto possibile, però a volte ci sono degli step, credo, anche fisiologici da fare. Ci sono state delle possibilità, non sono andato in porto per quanto mi riguarda, però aspettiamo, vediamo, spero sempre di trovare quella che sia la realtà più giusta e più adatta forse alle idee che ho in mente di fare, che poi ognuno porta avanti. Gianluca, tu hai avuto proposte, almeno quest'estate, per poter ambire a trovare spazio nel mondo degli allenatori di calcio? Beh, io ho avuto la proposta più importante, obiettivamente dovevo andare a lavorare con il mio ex compagno in una squadra professionista che non ho potuto... Diciamolo, no? No, meglio top secret? No, possiamo dirlo. Tanto, possiamo dire, tanto ormai è stato allontanato. È come il confessionale del Grande Fratello. Sarei dovuto andare a Benevento con il mio ex compagno di squadra a lavorare nello staff. Cioè Baroni, giusto? Sì, con Marco Baroni, il mio compagno. Mi ha chiamato, mi ha detto se volevo andare a lavorare nel suo staff, ma siccome io ho un lavoro estivo in un campeggio per 4 mesi, io e la mia famiglia, ho dei figli piccoli che mi hanno chiesto se era possibile vederci tutte le sere. Obiettivamente Benevento... credo che Benevento non è proprio Pedaso, una distanza, ecco. Quindi per la prima volta, d'altronde sono arrivato quasi a 50 anni, ho scelto la mia famiglia che il calcio, quindi... Però è stato quasi un pugno nello stomaco? Perché... No. Sì. Occasione di tornare in Serie A come allenatore, anche come secondo, terzo allenatore o nello staff, insomma fare la Serie A, andare ai campi di Serie A, a giocare, sì, contro Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma. Forse se avessi fatto i figli 10 anni prima forse ci sarei andato, però ho dei figli piccoli che probabilmente le tappe della mia vita non mi hanno permesso di farli prima i figli, quindi adesso preferisco... Ho preferito, sì certo, un po' mi è dispiaciuto, devo essere onesto, perché è stata la mia vita, però devo dire che, anche perché credo che mi stiano guardando adesso i miei figli, sono contento di essere stato a casa tutte le sere, di poter riabbracciarli e vederli crescere. Quindi ti guardano i tuoi figli, ti guarda Ruspantini che hai già salutato, Mirko, a te chi ti guarda stasera in TV? Credo, non so, qualcuno ti guarderà, la famiglia sicuramente. Tu hai avuto qualche proposta, l'hai già detto, ma non l'hai già detto tra le righe, che c'è stato qualche contatto per te per ritornare in sella? Sì, già quest'estate ci sono stati dei contatti con delle società, poi non sono andato in porto poi per scelta mia personale, poi per scelta societaria, quindi non è andato. Abbiamo aspettato, ho aspettato, strada facendo sono stati degli altri contatti, però poi alla fine non si è fatto niente. Vediamo, star fuori non è mai facile, non è mai bello per chi ha fatto una vita nel campo tutti i giorni, quindi per chi ha voglia, soprattutto come me, che in questo momento ha voglia di iniziare, di fare questo lavoro e mi auguro che capiti l'occasione al più presto. Sara, perché stai ridendo? Cosa c'è da ridere? No, ci sono diverse domande da parte dei nostri telespettatori proprio per i nostri ospiti, telespettatori curiosi insomma di conoscerli meglio anche fuori dal campo. Ci scrivono: per i 2 allenatori studio, adesso che non allenate, cosa fate per passare le vostre giornate? Cosa fate? Un po' l'hanno detto, Sì, io l'ho detto poc'anzi, mi aggiorno, vado in giro, guardo allenamenti, che sia di settore giovanile, che sia di prima squadra, cerco perlomeno di trovare delle idee nuove, di tenermi aggiornato, e quindi sempre inerente al calcio, oltre alla famiglia che giustamente porta via anche il tempo che è giusto dedicargli. Tu Gianluca vai a vedere qualche partita, leggi giornali, studi libri, ti chiamano a Coverciano, fai la campagna elettorale per il tuo amico Damiano Tommasi in Lega? No, io porto mio figlio a calcio perché lo porto a Fermo, una scuola calcio dove anche Mirko mi sembra c'era il figlio, se non sbaglio, e 3 volte a settimana, quindi vedo gli allenamenti del figlio 2 volte a settimana, vedo la danza di mia figlia, faccio la vita normale, poi il sabato e la domenica vedo qualche partita, dipende da quello che capita da vedere, una vita normale, regolare, niente di particolare, diciamo. Va bene, niente di particolare, invece abbastanza particolare nel senso positivo del termine, la vittoria dell'Atletico Gallo Colbordolo contro il Camerano. Era una partita difficile, però l'ha spuntata l'Atletico Gallo Colbordolo, grande squadra, è stata sempre lì tutto il campionato, sempre seconda, terza, non è mai uscita dalla zona playoff, però finito questo servizio ci rivediamo, siamo di nuovo qua, perché dobbiamo parlare del campionato di eccellenza commentato da loro due, perché? Perché ci hanno allenato in eccellenza, hanno allenato anche a Montegiorgio, dove adesso c'è Massimo Paci che ha giocato addirittura insieme anche a Mirko Cudini. Quindi ci vediamo Atletico Gallo Colbordolo contro Camerano, poi siamo di nuovo qua, sempre con loro. A Gallo di Petriano scontro tra la seconda forza del campionato, Atletico Gallo in serie positiva da 5 turni che hanno fruttato ben 13 punti alla formazione di mister Gastone Mariotti, e il Camerano vincitore della Coppa Italia. La formazione inconetana è reduce anche da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 partite che l'hanno avvicinata alla zona playoff. Assente pesante nelle file dell'Atletico Gallo quella di Thomas Paoli, giocherà al suo posto l'omonimo Paoli Edoardo, ben più giovane del centrocampista di casa. La partita inizia con un tiro debole di Battisti all'8º minuto, tiro centrale che non dà problemi a Lombardi. Al 14° ci prova ancora l'Atletico Gallo con Bartolini, ma la conclusione del numero 9 locale è debole e centrale. La prima occasione per la formazione ospite arriva al 21° quando c'è la bella girata di Donzelli, Baccaglia blocca sicuro. Un minuto dopo è Bartolini che sfiora il vantaggio, bella girata, di testa, e la palla sfiora il secondo palo. Alla mezz'ora Donzelli, che ha un'ottima occasione, però pressato, calcia fuori da buona posizione. Al 36° il tiro di Edoardo Paoli fuori di poco, e al 39° arriva l'occasione per il Camerano, bel diagonale di Donzelli, ma la palla lambisce il secondo palo e termina fuori. La partita si sblocca al 40°, Eboli affonda sulla destra, mette la palla in mezzo, si crea una mischia, il più lesto di tutti è Bartolini, che mette la palla in fondo al sacco. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo. La seconda frazione si apre con una protesta degli uomini di casa, Bartolini viene trattenuto in area mentre salta, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 9° fallo su Polzonetti, l'arbitro ben appostato decreta la massima punizione. Donzelli pareggia con un tiro angolatissimo con Baccaglia, che aveva intuito la posizione ma non arriva per deviare la conclusione del numero 9 ospite, quindi la partita ritorna in parità. 12°, bella punizione da Muritori da fuori area, Lombardi si distende e blocca. 27°, gran tiro dalla lunga distanza di Stamboglio, palla che termina sul palo. Sulla conclusione, sulla palla si avventa Muratori, ma Lombardi compie il miracolo bloccando la conclusione ravvicinata del numero 7 di casa. 38° c'è il colpo di testa di Andrea Nobili da buona posizione, ma la bandierina dell'assistente è alta e quindi vanifica il tentativo di tap-in di un suo compagno. Al 40° diagonale di Battisti, la palla sfiora e Lombardi, che compie un intervento prodigioso deviando la palla in angolo. Dall'angolo battuto al 42° la partita trova il finale con la stoccata di Muratori, che tutto solo sul secondo palo mette la palla in porta per quello che è il vantaggio della formazione di casa. si chiude con un 2-1, l'Atletico Gallo tiene la marcia del Montegiorgio, Camerano che deve abbandonare almeno per il momento il sogno di agguantare una posizione dei play-out, fermando la striscia positiva di 4 partite, 3 vittorie più la vittoria della Coppa Italia. 3 punti arrivati a poco dalla fine, ma una vittoria importantissima. Vittoria importantissima e sofferta. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto un bel primo tempo, siamo andati meritatamente in vantaggio, poi il secondo siamo entrati un pochino rilassati, loro ci hanno raggiunto su rigore, poi da lì abbiamo ricominciato la nostra partita, siamo stati premiati a pochi minuti dalla fine, però penso che sia una vittoria meritata, insomma, ecco. Una formazione che sta crescendo di partita in partita e a questo punto direi che c'è sicuramente non solo per il secondo posto ma forse anche per qualcosa di più. Ma no, sì, sinceramente no, poi mi sembra che il Montegiorgio abbia vinto anche oggi, quindi in Ascoli, quindi sono 8 punti, sono tantissimi. Noi giochiamo e facciamo la corsa su noi stessi, vogliamo arrivare più avanti possibile. Se continuiamo con questo piglio, con questa determinazione, con questa voglia di risultato, perché anche domenica abbiamo pareggiato, sabato scusatemi, a Porto Sant'Elpidio giocando quasi tutta la partita in 10, oggi mi piace rimarcare il fatto che ci mancava un giocatore più importante come Paoli, ma è stato sostituito degnamente dall'altro Paoli e ha fatto un'ottima prestazione. Ma oltre alla qualità c'è il fatto che secondo me corriamo tanto, quindi abbiamo voglia di risultato, poi a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però sono soddisfatto della squadra. Mister, una sconfitta arrivata nei minuti finali dopo un'ottima partita. Sì, sinceramente è venuta così in merito comunque all'Azzurragallo, perché negli ultimi 10 minuti hanno spinto di più. Noi siamo venuti su comunque con un problemino di un ragazzo under che ha giocato quasi sempre 99 rappresentativa, mercoledì si è fatto male, quindi abbiamo dovuto, per necessità comunque di una mancanza di un altro under sempre del 99, adattarci un po' ai ragazzi che avevamo, quindi abbiamo preparata comunque perdendo qualcosina lì davanti, perché comunque non impiegando né Pericolo né Taddei abbiamo perso un po' il nostro potenziale offensivo, però tutto sommato diciamo che ce la siamo giocata bene e venire a Azzurragallo comunque a essere sempre in partita e a perdere nei minuti finali, sinceramente c'è un po' di rammarico per come è venuta comunque questa sconfitta, anche se sinceramente sullo 0-0 ci hanno negato un grosso rigore su Donzelli, poteva cambiare la partita, ma è giusto accettare comunque il verdetto del campo e cercare di lavorare in settimana per migliorare qualche difettuccio che abbiamo visto comunque in questa partita. Alla 22:41 eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena visto il servizio tra Atletico Gallo Colbordolo e Camerano finito 2-1, servizio firmato e griffato da quello che mi nomino spesso, ovvero Giuseppe Stulzini da Urbino. Giuseppe Stulzini da Urbino che mi ha fornito, come ogni settimana, infatti lo ringrazio, le statistiche relative al campionato di eccellenza, che vi vado subito a leggere, statistiche ovviamente aggiornate alla seconda giornata del girone di ritorno. Allora, non perde da 6 partite, quindi la maggiore striscia positiva, l'abbiamo vista adesso, Atletico Gallo Colbordolo, 5 vittorie e 1 pareggio, invece non vince da 8 partite il Marina, più vittorie nel campionato di eccellenza, 13 vittorie il Montegiorgio, più sconfitte Ciabino e Loreto, 10 sconfitte, campi imbattuti, nessuno, più punti in casa il Montegiorgio con 20 punti, più punti fuori casa, meno punti in casa il Loreto con 5 punti solamente in casa, quindi altro che mura amiche. Più punti fuori casa, Montegiorgio 21 punti, meno punti fuori casa il Porto Sant'Elpidio, solamente 2, quindi trasferte amare per il Porto Sant'Elpidio. Miglior attacco Porto d'Ascoli 32 reti, peggior attacco il Porto Sant'Elpidio con solamente 10 reti, miglior difesa l'Urbania con 11 reti al passivo, peggiore difesa addirittura il Tolentino con 31 reti. Continua il calciomercato per quanto riguarda le squadre marchigiane, per quanto riguarda il Fabriano Cerreto sono stati ufficializzati in settimana 2 centrocampisti, Lorenzo Marchionni, classe 1994, lo scorso anno giocava in Lega Pro nel Pro Piacenza, in più sempre a Fabriano, è stato tesserato anche Massimo Conti, classe 98, dalla squadra del Gubbio. Due acquisti anche per quanto riguarda la squadra biancoverde del Castelfidardo, che ha tesserato in settimana Ferdinando D'Ercole dal Teramo, classe 99, è stato ufficializzato anche l'arrivo di Carmine Marino, classe 2000, proveniente dalle giovanili dell'Ascoli. Allora Sara, ci sono messaggi, li vuoi leggere? E vedo che ridi ancora, cosa c'è di tanto simpatico in questi messaggi? No. Ah, non ridevi, perdono. Diversi messaggi proprio per i nostri ospiti. Enrico Tassotti ci scrive un caro saluto al presidente Mirko Cudini. E poi al presidente? Presidente. Perché l'ha chiamato presidente? Enrico Tassotti poi è un collega, un giornalista tra l'altro, bravissimo, sa un sacco di cose. Enrico, spiegaci perché per te è un presidente Cudini, insomma, presidente di cosa? E poi ancora, il problema grande del calcio di oggi è che dalla Serie C a scendere moltissimi allenatori vengono scelti perché sono portatori di sponsor. Così non va avanti il calcio, perché essere allenati da professionisti dovrebbe essere un blasone. Invece vedi e capisci che di vero calcio c'è molto poco. Vorrei fare un grande in bocca al lupo a Roberto Mobili per la sua nuova esperienza ad Osimo. Il calcio è dedizione e passione. I soldi, se arrivano, devono arrivare dopo tanto sacrificio. Buonasera, Fabio Verrengia. Dunque mi ricollego a questo messaggio del nostro telespettatore proprio per chiedere quale sarà la vostra posizione in merito. Partiamo proprio da De Angelis e poi passiamo a Mister Cudini. Io posso parlare anche per un'esperienza personale, tanto ormai sono passati qualche anno, ho fatto 2 anni la Primavera del Frosinone, quando ho finito il ciclo di allenare la Primavera del Frosinone mi chiamò un presidente della Lega Pro, che ovviamente non posso fare i nomi perché sennò rischio anche una querela, e mi chiamò nel suo ufficio insieme al direttore generale e il direttore sportivo. Io conoscevo il direttore sportivo, mi disse serve un allenatore giovane che esca da una primavera. Entrai lì e mi chiese se c'era uno sponsor per poter allenare. Quindi questa è un'esperienza personale, io mi alzai e dissi probabilmente ha sbagliato persona, aveva bisogno di un commercialista, ma queste sono cose che adesso successero 5-6 anni fa, ma adesso sono cose frequenti. Credo che questo messaggio centri secondo me uno dei problemi più grandi del calcio, insieme al fatto che tanti giocatori portano i soldi, i genitori portano i soldi per poter giocare, fa giocare i propri figli e quindi alla fine non c'è più meritocrazia. Io per quanto mi riguardo ricordo tutte le partite che ho fatto da calciatore e che non mi è stata regalata nessun tipo di partita, ho dovuto fare esperienza in campo e meritarmi il fatto di poter giocare una partita. Adesso invece sembra che sia tutto, che abbia tutto un preziario, sia allenare, sia giocare, sia tante altre situazioni, e quindi alla fine credo che non possiamo neanche meravigliarci se estate il mondiale lo vediamo in televisione piuttosto che vederlo direttamente dal vivo in Russia. Questa è la mia idea. Mister Cudini? Ma innanzitutto mi ricollego al messaggio precedente di Enrico Tassotti, presidente in quanto presidente dell'associazione allenatori della provincia di Ascoli e Fermo, quindi credo fosse riferito a questo. Facendo parte proprio di questa categoria allenatori non posso che essere contrario a questa sicuramente affermazione che ha fatto prima il telespettatore, quindi purtroppo è una piaga che esiste, è inutile nasconderci, è inutile girarci intorno. Posso dire che l'etica sportiva di un allenatore credo vada al di là di quello che può essere portare uno sponsor, portare degli aiuti per poter trovare una sistemazione, quindi c'è sempre una coscienza, c'è sempre un'etica che credo che un allenatore come un calciatore debba portare avanti. C'è troppa concorrenza, sicuramente sì, ci sono a mio avviso troppi allenatori, quindi si crea concorrenza e soprattutto sleale, e questo credo che vada cambiato. Mi auguro che con le nuove votazioni, con le nuove elezioni del Presidente federale si cambi qualcosa in questo e in altre situazioni. Non è una bella cosa vedere allenatori sicuramente come giocatori, come diceva giustamente prima Gianluca, che vanno in giro soprattutto per portare sponsor. Credo che sia una situazione che debba finire e bisogna ritornare alla meritocrazia, che a volte non è detto che sia sempre quella giusta, però credo che sia un buon parametro, per dare i giusti meriti a chi forse lo merita. Quali dovrebbero essere le regole per limitare, perché mister De Angelis l'hai vissuto sulla tua pelle, ti sei alzato in piedi e hai detto no grazie, in tanti non lo direbbero magari, come limitare allora? Ma io ho un'idea personale, innanzitutto me la sono fatta a partire dai settori giovanili, che tanti parlano del settore giovanile dicendo che si investe nei settori giovanili, quando per molte società è considerato un peso il settore giovanile. Io partirei da una regola basilare che perlomeno penso che possa essere attuata. Intanto se devono giocare degli under nelle squadre d'eccellenza in Serie D, credo che sia giusto che se giochino dal proprio settore giovanile, che devono avere almeno 4-5 anni del proprio settore giovanile. Quindi a quel punto una società è costretta a investire nel proprio settore giovanile, a meno che non voglia poi o non avere il numero disponibile dei calciatori o abbia una qualità talmente bassa che poi giochino con 3-4 calciatori in meno. Quindi a quel punto costringerebbe le società di calcio a investire in tecnici qualificati nel settore giovanile, in strutture, cose che in Italia ormai dicono tutti, ma penso che si contano sulle dita della mano. Cioè, mi viene in mente una frase che ho sentito l'altro giorno del presidente dell'Atalanta, perché bisogna prendere esempio secondo me da quelli che fanno veramente un certo tipo di scorto. Ha detto sì, se al mercato di gennaio qualche nostro calciatore andrà via, faremo salire qualcuno dalla primavera. Questo è un discorso perché lui ovviamente ha investito nel settore giovanile e sa che ha delle qualità sotto. Ma se tu sotto non lavori, non spendi soldi, non trovi tecnici qualificati che insegnano il calcio, poi sotto non li puoi prendere i giocatori. E molte società parlano del settore giovanile, ma anche nei dilettanti le fanno perché hanno un punteggio, mi sembra che diano dei punteggi, sì, Fa determinate categorie, ma non perché ci credono, perché poi crederci è differente di farlo per forza. Quindi credo che questa sia una buona base. Poi un'altra regola, io quando giocavo non c'era l'obbligatorietà di giocare, cioè io quando ho iniziato a giocare perché me lo meritavo, perché ho fatto una gavetta e perché il mio mister ha deciso che dovevo andare in campo, non perché avevo un'età per cui mi doveva buttare in mezzo al campo. Quindi hanno fatto un sondaggio, mi diceva proprio Damiano Tommasi 2 anni fa che il 95% dei ragazzi che passano in Serie D poi smettono di giocare, quindi penso che sia una credo che quei 5 che vadano avanti sarebbero andati avanti in qualunque caso. Però questo è un discorso business e quindi è un discorso che non va di pari passo secondo me con la qualità calcistica e con la meritocrazia che parlava Mirko prima. Mirko, cambiamo discorso. Avete detto che girate parecchio, comunque vi informate, guardate molte partite. Qual è secondo te, insomma, qual è il tuo parere sul campionato di eccellenza di questo anno, visto che insomma hai vissuto in prima persona quello dello scorso anno? Ma credo che sia sulla falsariga del campionato precedente, sicuramente un campionato di buon livello, forse meno squadre rispetto all'anno scorso, perlomeno di quello che posso, per l'esperienza che ho vissuto io, costruite per poter fare un campionato di vertice, questo sì. L'anno scorso forse c'era qualche società in più che aveva l'ambizione forse di puntare a un campionato di vertice, per il resto realtà che si sono trovate nell'arco della girone d'andata un po' in difficoltà, forse inaspettatamente. Vedi il Tolentino che si trova in una situazione di classifica credo inaspettata, in primis per loro e poi per la sua tradizione. L'anno scorso hanno fatto un campionato di vertice, quindi quest'anno nessuno forse si aspettava un Tolentino così in difficoltà a livello di classifica. Lo stesso Biagio Nazzaro rispetto all'anno scorso sta facendo un campionato non così di alta classifica, però per il resto realtà che hanno avuto qualche problema all'inizio sono venute fuori. Vedi Porto d'Ascoli che sicuramente la troveremo lì fino alla fine, vedi Montegiorgio che forse a detta forse di tutti non era indicata per vincere il campionato, però se poi uno va a vedere la rosa del Montegiorgio credo che sia una squadra formata da buone individualità, soprattutto in un reparto avanzato dove hanno una coppia Adami Sbarbati, credo che per il campionato per la categoria sia una coppia altamente prolifica. Quindi per il resto ci sono squadre che inaspettatamente, non so, forse hanno fatto troppo il campionato scorso e quest'anno un po' meno, Il Loreto, forse per il campionato che ha fatto l'anno scorso, quest'anno forse nessuno si aspettava che potesse essere in questo momento ultimo in classifica. È vero che hanno perso diversi giocatori importanti, però ha tutte, credo, le carte in regola per potersi riprendere. Per il resto è il campionato avvincente, credo, fino alla fine, come lo è sempre stato. Va bene, allora facciamo un salto in Abruzzo, era un derby, l'ha vinto l'Avezzano, parliamo di Avezzano, Vastese 3-2, ci vediamo in servizio, poi siamo velocemente, poi dopo siamo di nuovo qua. Per l'Avezzano una vittoria col brivido, ma non per questo meno meritata. Contrariamente al solito, i biancoverdi sfoderano un primo tempo semplicemente perfetto e portano a casa 3 punti che confermano stabilmente la squadra nella zona nobile della classifica. Una vittoria condita da tante giocate di ottimo calcio, per merito soprattutto di un sontuoso Cerone, che in più di una circostanza ha deliziato i suoi tifosi con aperture, imbucate e triangolazioni da serie superiore. Vastese in emergenza nel reparto arretrato e Colavitto fa esordire subito l'ultimo arrivato, Marco Cane, che nella zona di sua competenza deve vedersela con Michael Deramo, un brutto cliente. La cronaca, 7 minuti di gioco e l'Avezzano va in contropiede con una combinazione fra Lombardo, Deramo e Cerone, che si vede negare il gol da un intervento decisivo di Camerlengo che vola a deviare vicino al primo palo. Dall'altra parte il più smanioso di mettersi in evidenza è l'ex Lamin Bitaye, che al 14° crossa dalla sinistra per la testa di Stivaletta, che manca il vantaggio perché riesce solo a sfiorare il pallone. 22° Deramo per Pellecchia che crossa in area per Dos Santos, ma il brasiliano non ci arriva per una questione di centimetri. Ci prova anche Bisegna dai 30 metri, il sinistro del mediano è troppo centrale e Camerlengo si dimostra attento. Poco dopo l'Avezzano passa in vantaggio, Pellecchia effettua un'apertura sinistra per Deramo che evita la trappola del fuorigioco e dopo un controllo offre a Dos Santos il comodo appoggio nella porta vuota. Avezzano 1, Vastese 0. Aragonesi che accusano il colpo e dopo un sinistro di Pellecchia che Camerlengo sventa, sulla 3/4 c'è un fallaccio di De Chiara su Pellecchia. L'arbitro non ci pensa 2 volte ed estrae immediatamente il rosso per il giocatore vastese. Ospiti che sbandano vistosamente e al 42° l'Avezzano sfoggia una giocata da leccarsi i baffi. Cerone Deramo che calcia al volo e supera Camerlengo. Roba da spellarsi le mani per i tifosi che sono sugli spalti. E noi vi riproponiamo la giocata, bella nella sua interezza, con il tocco morbido di Cerone e con la rasoiata del ragazzino di Archi che inchioda il portiere senza possibilità di appello. 2-0 quindi al termine del primo tempo, ma ad inizio di ripresa Deramo si fa cogliere con le mani nella marmellata rifilando da terra un calcetto di troppo a un avversario e l'arbitro gli mostra impietosamente il secondo giallo. In parità numerica la Vastese prende coraggio, al 9° Amelio obbliga Lombardi alla deviazione in angolo con un calcio di punizione che stava per riaprire il discorso. Sul doppio vantaggio l'Avezzano si sente al sicuro, ma al 21° Cerone ha ancora un lampo di genio, imbucando palla per la corrente Pellecchia che percorre 40 metri di corsa e fulmina Camerlengo con un diagonale preciso a fil di palo. 3-0 e tifosi dell'Avezzano che si sentono in paradiso. Cerone ci prova dai 20 metri con questo sinistro che Camerlengo alza sopra la traversa e poco dopo abbandona il campo sostituito tra i meritati applausi e al suo posto entra Crass. Siamo quasi alla mezz'ora e da questo momento in poi in campo ci sarà solo la Vastese che si riversa in massa nella metà campo biancoverde, non avendo più nulla da perdere. Una punizione di Leonetti costringe Lombardi al volo laterale per evitare il peggio, forse anche con l'aiuto del palo. E 3 minuti più tardi, sulla battuta del quinto angolo, i biancorossi accorciano le distanze con una deviazione di testa dell'avanzato De Feo, che tocca di quel tanto che basta per centrare il bersaglio. Adesso è l'Avezzano che va in crisi e dopo altri 2 minuti il risultato diventa di 3-2 per la deviazione di Leonetti, che in aria si conferma bomber implacabile. Giampaolo rischia anche Persia, che spaventa tutti un attimo dopo quando scivola rischiando di farsi male. 41° Vastese all'arrembaggio e palo di Leonetti che riesce a penetrare centralmente tra Menna e Sbardella. E per concludere vi mostriamo il tiro di Dos Santos che in contropiede va a sfiorare la barra trasversale. 4 minuti di recupero e l'Avezzano può finalmente festeggiare il ritorno alla vittoria. Alla 22.58, eccoci di nuovo in diretta, 2 minuti alle ore 23 all'ora esatta, di solito ci sono i telegiornali all'ora esatta, noi invece andiamo avanti con la nostra trasmissione, abbiamo visto un derby abruzzese, voglio raccontarvi, anzi voglio chiedervi chi si ricorda di Kazuyoshi Miura, Kazu Miura, giocatore giapponese, anzi è stato il primo giapponese a sbarcare in Italia, ha giocato nel Genoa addirittura nel 94-95, quindi praticamente più di 20 anni fa, 22 anni fa, beh cosa sta facendo? Adesso Kazu Miura all'età di 51 anni che compirà il prossimo 26 febbraio ancora gioca a calcio, è proprio veramente uno shogun, un combattente, un vecchio samurai giapponese in sostanza, perché a 51 anni ha rinnovato il suo contratto con lo Yokohama FC, club di seconda divisione del campionato giapponese, e tra l'altro lo scorso anno lo stesso Kazu Miura era già diventato il calciatore più anziano attività ad aver segnato un gol e ne ha risegnato anche un altro, quindi ha battuto anche il suo stesso record in sostanza Miura, perché ha segnato all'età di 50 anni e 7 giorni, quindi non solo è il calciatore più vecchio in attività, ma anche quello che chiaramente in relazione agli anni di attività è anche quello che è il più vecchio ad aver segnato, più di Stanley Matthews. Kazu Miura è soprannominato tra l'altro King Kazu, KK, King Kazu, ovvero Re Kazu, e nella sua carriera ha giocato, come già detto, in Italia, sta giocando in Giappone, ha giocato anche con il Sydney in Australia e anche con il Santos e con il Palmeiras, quindi se la mente non mi inganna, adesso a livello geografico, gioca adesso in Asia, in Giappone, ha giocato in Europa con la Dinamo Zagabria in Italia, ha giocato anche in Sud America nel Palmeiras, ha giocato con il Sydney in Australia, gli manca di giocare in una squadra africana e ha fatto tutti e 5 i continenti, quindi se c'è qualche squadra del Camerun o della Tanzania che lo volesse contrattualizzare avremo il record dei record dei record. Detto questo, complimenti comunque a Kazu Miura. Detto questo, tu Gianluca, a quanti anni hai smesso di giocare? Io ho 38 anni compiuti. 38 anni, tu Mirko, anche tu più o meno, no? Hai giocato fino a... Sì, qualcosina in più, 40 più o meno. Fino a 40 anni, quindi anche voi siete due bei Highlander. Senti, torniamo a parlare del campionato di eccellenza, perché... Nella presentazione di questa giornata io avevo detto che secondo me è stata una giornata abbastanza importante, perché la classifica si sta sgranando, a parte il Montegiorgio che detiene e ha ancora 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è l'Atletico Gallo Colbordolo, che veleggia a quota 33, il Montegiorgio a 41. Nella zona playoff abbiamo Porto d'Ascoli e Atletico Alma che hanno rispettivamente 30 punti e 29, dopo abbiamo uno scalino di 3 punti nella posizione occupata dal Grottamare a 26 punti, poi piano piano lì si sgrano, però già 3 punti secondo me inizia a essere un differenziale abbastanza importante per ciò che riguarda la zona playoff. Peggio ancora ve la racconto per ciò che riguarda la zona playout, perché tra il Tolentino a 21 punti che diciamo è la zona salvezza e la zona rovente dei playout che è occupata attualmente dal Barbara e dalla Pergolese, ballano addirittura 5 punti, 16 punti Barbara e Pergolese, Tolentino 21. Tu cosa ne pensi Gianluca di questi numeri? Si sta piano piano sgranando e definendo quasi in maniera definitiva la classifica del campionato di eccellenza? Beh, io penso che innanzitutto adesso i miei amici a Montegiorgio, dove io ho buoni ricordi, sono stata una stagione, è stato bene, si possano anche un po' toccare ferro, ma credo che il Montegiorgio non abbia nessun tipo di problema a vincere questo campionato, in quanto ha una squadra, una rosa che ormai è una società abbastanza forte, in grado di poter approdare in Serie D. Per la lotta playoff ovviamente sarà una bella lotta, ma credo che quella più avvincente sarà una lotta per la salvezza, però 3 punti in questo momento non credo che siano molti, perché mancano ancora tante partite, bastano 2-3 vittorie consecutive o 2-3 sconfitte consecutive per poterti tirare su o tirare giù, quindi credo che c'è ancora spazio per tutti, e anche perché poi è ricominciato da poco dopo la sosta, bisogna vedere chi ha lavorato a livello fisico, ha fatto un buon richiamo, chi ha, soprattutto il mercato di dicembre nelle società dilettantistiche cambiano molte facce, quindi bisognerà un po' vedere, credo che tra 3-4 partite si potranno vedere i valori definitivi di questo campionato. Due squadre dell'Ascolano sono abbastanza protagoniste, il Porto d'Ascoli che ha fatto una rincorsa clamorosa, perché ho già detto prima, 8 vittorie nelle ultime 9 gare, infatti è entrato come un razzo nella zona playoff. Il Ciabino, che come dicevi tu, l'abbiamo visto anche prima, ha cambiato praticamente 9 undicesimi di squadra, giocatori molto bravi. Oggi vabbè, ha perso in casa, ieri veramente ha perso in casa con il Montegiorgio, però è una squadra che adesso non voglio dire che potrebbe ambire ai playoff, ma se partiva in maniera diversa probabilmente con l'organico che adesso poteva fare davvero l'ingresso in zona playoff. Sì, penso di sì, sono d'accordo. È un giocatore come Aquino che ha calcato altre categorie, il Ciabino, ma anche il Porto d'Ascoli ha degli attaccanti tipo Andrea Bucchi e Minozzi che ho allenato tutti e due, quindi so le potenzialità di tutti e due. E credo che Alessio Rosa, sì, ma credo che, come diceva Mirko, il tridente davanti del Montegiorgio, mettiamoci anche Albanesi, perché secondo me è un giocatore che io ho avuto la fortuna di allenare 2 anni, è un talento puro, credo che abbiano qualcosa in più secondo me davanti, anche se e poi 8 punti cominciano a essere abbastanza, sono 3 partite che ne mancano 14-15, quindi e ne mancano 13, 8 punti sono 3 partite di vantaggio, servirebbe un suicidio credo per il Montegiorgio non vincere questo campionato, però credo, come dici tu, che poi alla lunga una tra Porto d'Ascoli ma penso che il Porto d'Ascoli possa arrivare seconda in classifica. Mirko, tu cosa ne pensi? Anzi no, scusa Sara, ci sono dei messaggi? Sì, messaggi proprio per Mirko Cudini. Grande Mirko, ti aspettavamo a Tolentino e ora non saremmo stati a 21 punti. E poi ancora per mister Cudini, che ha detto di essere presidente AIAC di Ascoli e Fermo. Come mai come associazione non fate nulla per intervenire nei confronti di gente che allena senza tesserino? Ah, questa è una domanda interessante, mi fa piacere, perché mi fa piacere precisare anche quello che è la nostra competenza come associazione. Non siamo un'associazione, ma non siamo un'associazione che può controllare a tutti gli effetti quello che poi avviene regolarmente tutte le settimane nei campi, quindi siamo vigili, però non abbiamo il potere. Purtroppo, dico purtroppo perché... sanzionatorio? Sì, non possiamo sanzionare, non spetta a noi sanzionare, c'è un collegio arbitrale che poi dovrà decidere il tutto, quindi siamo però consapevoli che possiamo segnalare, questo sì, riceviamo continuamente segnalazioni che poi giriamo noi al collegio arbitrale, quindi su questo... è un'associazione molto attenta sotto certi aspetti a... Che tu sappia, sono stati scoperti qualche allenatore che allenava senza patentino? Ma sì, non è il caso, no, anche sicuramente fare nomi, perché stati... non è giusto, però sicuramente noi come provincia di Ascoli e Fermo abbiamo avuto negli ultimi 3 anni abbiamo avuto diverse denunce, diverse segnalazioni e credo che molte, se non tutte, ma quasi tutte sono andate a buon fine, tra virgolette, buon fine come segnalazione e quindi come sanzione, quindi di questo l'associazione, mi riferisco al signore che ha fatto la domanda, è attenta, è vigile, però purtroppo non abbiamo il potere al 100% di poter sanzionare o di poter decidere quelli che sono poi le relative sanzioni, ecco, non spetta a noi. Senti, brevemente, prima hai spiegato molto bene il fenomeno degli allenatori che allenano con gli sponsor, però io non ho capito bene perché c'è questo fenomeno, cioè praticamente la società si trova un allenatore che porta lo sponsor, quindi perché dovrebbe accettare? Perché c'è la crisi economica, perché il presidente non vuole spendere, o per quale altro motivo si è instaurato questo fenomeno? Si fa fatica a capire sinceramente, non voglio schierarmi da una parte o dall'altra perché non è mia competenza, però no, credo che, al di là di quelle che possono essere le colpe dell'associazione, di un allenatore o di un giocatore, quello che sia, credo che ci sia grossa compartecipazione dei dirigenti delle società, questo sicuramente sì. Una società che può fare del calcio sicuramente, a mio avviso, non deve accettare certe situazioni, però questo capita, capisco la situazione economica che non è... in questo momento, ma anche negli anni passati, vuol dire, non è così come era sempre stata in precedenza, magari rigorosa, però credo che se uno ha la possibilità per poter fare, faccia. Se uno non ha la possibilità di poter fare un certo tipo di campionato, una certa organizzazione, una certa rosa, è giusto che faccia per quello che ha a disposizione. Trovare scamotage, andare a trovare certe situazioni, che poi si dà adito sempre a ecco, a situazioni, a allenatore, a voci che poi magari a volte sono fondate o non fondate, però non credo che sia una strada giusta, e credo che, ripeto il discorso iniziale, grossa compartecipazione ci sia da parte delle società, oltre che sicuramente da noi allenatori e giocatori sicuramente. Senti Mirko, tu e Gianluca avete calcato i campi di gioco nel momento, quasi in un momento molto fulgido del calcio in Italia, stiamo parlando dei fine anni 80 e degli anni 90, quindi sono contento per voi, avrete anche un conto in banca veramente potente, insomma, ma sono contento per voi. Ma detto questo Mirko, da calciatore, da stopper quale eri, roccioso, forte marcatore, qual è il giocatore più forte che hai marcato e il ricordo più fulgido, più bello che hai della tua esperienza da calciatore proprio? Ma questa è una domanda che mi fanno spesso parecchie persone. Allora la cambio. No, ci mancherebbe, è un piacere. Non è facile dire qual è il giocatore più difficile da marcare o che mi è capitato. Sarebbe facile dire un campione magari che ho avuto la possibilità di incontrare, ma a volte magari non sono loro che ti possono dare grosse problematiche, ma calciatori che meno conosciuti, che però hanno qualità magari che nell'arco della partita sono difficili da marcare o ti mettono in difficoltà, quindi non ce n'è uno in particolare. Sicuramente il giocatore che è mobile, nel senso che non dà punti di riferimento, è forse quello più difficile da marcare. Poi ce ne sono tanti, che sarebbe facile dire Inzaghi perché lo trovavi sempre dove meno te lo aspettavi, lui c'era, quindi mi ricordo. Ho avuto il piacere di incontrarlo quando lui era addirittura all'Albino Leffe, alle prime esperienze, era una San Medettese, quindi è uno di quei giocatori che nessuno magari avrebbe voluto mai incontrare, perché sapevi che prima o poi te l'avrebbe fatto. Per il resto l'aneddoto, un ricordo importante, devo dire che ho diversi ricordi importanti della mia carriera. Sarebbe facile dire magari il gol realizzato al Milan, che tutti quanti magari spesso ricordano, ma per me forse è stato l'apice a livello di importanza, però credo che ce ne sono stati tanti altri magari dietro, meno venuti fuori alla scena, che però per me hanno grossa importanza, come potrebbe essere il mio esordio nei professionisti a 17 anni non compiuti, quindi piccole soddisfazioni che poi per me diventava un lavoro, quindi all'epoca magari uno neanche poteva immaginare dove poteva arrivare, che adesso ricordo con grande piacere. Gianluca, mi sembra che la cena a casa Ruspantini stia sortendo i suoi effetti, perché vedo che piano piano stai scivolando giù e l'occhio si fa sempre più pallato e vitreo. Però raccontaci un aneddoto della tua carriera di calciatore, uno divertente in sostanza. Qual è il giocatore più simpatico, più bravo? La cosa più bella che in 30 anni di attività di calcio ti è capitato di vivere come giocatore o anche come allenatore, dai. Guarda, sarà strano, ma è una domanda, un qualcosa che mi è venuto in mente stasera. Stavo vedendo una partita spagnola all'Aves Siviglia, ho visto che c'era Nicola Caccia che fa il secondo di Montella e Nicola è stato il mio compagno di squadra per 4 anni. Nicola è uno dei giocatori più simpatici con cui, al di là del valore tecnico, e mi viene in mente una... Ma come parlava? Lo capivi? Perché no, parlava, ma infatti io mi ricordo che parlava stasera quasi... vedevo che lui tirava fuori una sostituzione, ha tirato fuori il quaderno che si deve fare per gli schemi, parlava con uno spagnolo, mi veniva in mente di pensare che gli dicesse sto spagnolo, perché l'italiano non si capisce probabilmente, neanche spagnolo credo, ma mi riveniva in mente stasera riguardando questa partita, perché mio figlio mi ha detto perché sorridi, babbo? Io gli ho spiegato che ho giocato insieme a Nicola. E mi ricordo che facemmo la finale di Coppa Italia a Genova con la Sampdoria e il mister Nicola era in panchina, il mister Guerini disse scaldati che entri. Nicola si scaldò, io ero in campo, che punteggio eravamo? Perché è finita 6-0, il ritorno è finita 6-1, sì, vabbè, la Sampdoria era una squadra mostruosa, noi squadre Serie B, e Nicola si tira giù i pantaloni, qua parliamo della finale in diretta su Rai, si tira giù i pantaloni della tuta e sotto non c'aveva i pantaloncini, aveva soltanto le mutande e quindi mi si dice scusa Nicola, ma che vuoi entrare con le mutande alla finale? E lui ha detto mi sono dimenticato, cioè si era dimenticato dei pantaloncini, e quindi mi è venuto in mente stasera riguardando questa partita, perché vabbè, potremmo raccontare aneddoti di dei felici 100 fanti, però dovremmo fare delle trasmissioni intere. Esatto, ecco, l'ho incontrato alla stazione di Roma un paio d'anni fa, l'ho salutato, ovviamente lui non mi conosceva. Passiamo avanti. Mirko, volevi dire una cosa? Ma un aneddoto... Ah, ti è ritornato in mente, adesso, sì, adesso pensando al racconto di Gianluca, l'anno di Salerno, uno dei primi anni, forse il primo anno di Salerno, sì, avevamo in squadra un giocatore, all'epoca un ottimo giocatore di categoria, Grimaudo, che oltre ad essere un ottimo giocatore era anche un uomo spogliatoio, un uomo che faceva di tutto, oltre ad essere calciatore, quindi nel periodo del mercato si parlava di acquisti, cessioni e via dicendo. A un certo punto, durante l'ultimo giorno di mercato, si parlava di un acquisto che poi non arrivò, e lui, entrando in ritardo all'allenamento, si mise una parrucca e simulava questo giocatore che non ricordo il nome adesso dell'acquisto, e quindi si presentò in campo con tutte le conseguenze che venne fuori col mister, all'insaputa così, e venne fuori un bel... bello scherzo. Certo, immagino che vissuta in tempo reale sarebbe stata bellissima da vivere. Questa invece di Gianluca De Angelis relativa a Caccia, ancora infatti fa sorridere, perché mentre la raccontava mi immaginavo proprio la scena e anche la faccia di Nicola Caccia. Noi invece facciamo 3 minuti di pausa, poi siamo di nuovo qua. Allora, rientriamo in diretta, soddisfatti del fatto che sappiamo Casiumura, insomma, che fine ha fatto, che sta segnando a 50 anni suonati. Noi invece più modestamente ci dedichiamo ai risultati di prima categoria. Vediamo il tabellino relativo al girone A, 15ª giornata, questo il quadro maturato oggi. Avis Montecalvo batte Vastese 3-1, una partita, quella tra San Costanzo e Maior, è stata posticipata con accordo tra le due società per un lutto. Andiamo avanti con i risultati. Che Sport Azzurra batte Fermignanese 1-0, Pisauro Mercatellese 3-3, Santa Veneranda batte Lunano 5-0, Sant'Orso Urbino 3-3, Santa Cecilia Piobico 2-2, a Villa San Martino vince il Tavernello 1-0, Fermignanese e Che Sport Azzurra 31, Santa Veneranda 30. Andiamo al girone B di prima categoria, dove l'Anconitana perdeva 1-0 con il Borghetto, poi ha dilagato vincendo per 4-1. Gli altri risultati: Castelfrettese Montemarciano 3-2, Marotta batte Avis Arcevia 2-1, Monzano Belvedere 1-1, Fuoricasa Le Torri batte Monserra 2-1, Simostazione batte Borgo Minonna 3-0, Ponterio batte Portuali Ancona 3-2, San Biagio batte Falconara 1-0, a Staffolo vince il Chiaravalle 1-0, l'Anconitana in testa con 46 punti, Osimo Stazione 35, San Biagio 33, e nella prossima giornata inizierà il girone di ritorno. Più dura invece la vita per la Civitanovese nel girone C, 2 punti di vantaggio sul Val di Chienti Ponte. Vediamo i risultati: Aria Strodica, Caldarola 1-1, Fiuminata vince la Civitanovese 2-0, Leonessa Montoro, il Pidense Cascinare 0-0, Monteluponese Muccia 1-1, Montemilone Pollenza batte Vigor Montecossaro 1-0, Pioraco Colentina 1-1, Porto Potenza e Casette Verdini 0-0, Urbisaglia Val di Chienti Ponte batte Urbisalvia 1-0, a Castelfidardo Corridonia batte Vigor 3-2, Civitanovese 46, Val di Chienti Ponte 44. Le due squadre hanno fatto praticamente il vuoto. Chiudiamo con il girone D. Centoprandonese batte Montegranaro 2-0, Palmense batte Grottese 3-0, Petritoli Amandola 0-0, in trasferta Cuprense batte Piani di Montegiorgio 3-2, Real Virtus Pagliare e Castignano 1-1, a Fermo Mon San Pietro batte Santa Caterina 4-0, a Folignano Fida batte Sporting 1-0, Villa Sant'Antonio e Montottone 1-1, Palmense 34, Amandola 29, Castignano 28. Vi ho già detto che sabato riprenderà il campionato di Serie C, probabilmente senza il Vicenza per le note vicende che certamente saprete, quindi si arriverà probabilmente veramente al discorso assurdo di avere 3 squadre che riposeranno in ogni giornata di campionato, un campionato che non avrà più retrocessioni. Si giocherà alle 16:30 queste partite, la Fermana al Recchioni riceverà il Sudtirol, il Fano sarà a Pordenone, mentre la San Benedettese sarà a Salò contro la Feralpi. È davvero tutto, grazie a Mirko Gudini e Gianluca De Angelis che ci hanno tenuto compagnia nella seconda parte della nostra trasmissione. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a Giuliano Gubinelli e a Sara Santacchi. Vi lascio all'ultimo treno dei servizi con le sintesi relative a San Marino, Pineto e Francavilla, Nero Stellati. A proposito dei Nero Stellati, ancora in dubbio la posizione di Antonio Mecomonaco, che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta della società del suo paese d'origine, vale a dire Pratola Peligni. È tutto, ci vediamo domenica prossima, arrivederci. Si sono viste tre partite in una al San Marino Stadium, 25 minuti di dominio San Marino, poi l'uscita in crescendo delle Pineto e finale pirotecnico, con la squadra di Medri capace di realizzare un'impresa, 2 reti tra il 93 e il 95esimo, ma andiamo con ordine. È un San Marino da stropicciarsi gli occhi, quello della prima metà del primo tempo. Longobardi Bugaro in bucata per Lorenzo 5, diagonale largo. Sotto pressione il Pineto prova ad alleggerire, Mariani in conclusione velleitaria. Rullo biancazzurro, oggi la squadra di Medri in maglia gialla, la lunga azione porta Gadda a concluderla con un tiro a giro che non crea grossi problemi a Giacchetta. Non sono trascorsi nemmeno 10 minuti quando Lorenzo 5 è chirurgico nell'andare a trovare l'angolo lontano. Gol numero 7 per l'attaccante del San Marino, sempre più protagonista. Rete meritata per quanto fatto vedere dalla formazione di un Medri già con le idee chiare. Il dominio del Titano si conclude con il dialogo Longobardi-Gadda, altra conclusione ad effetto, senza risultato. Il calcio è bello proprio perché ha variabili indefinite. Quasi inutile fare schemi quando è il singolo che può romperli. Dal nulla arriva la folgore di Mariani. Gol meraviglia da parte del capitano del Pineto, dai 30 metri, conclusione sotto l'incrocio dei pali. Il San Marino accusa ed arretra, il Pineto cresce e dilaga, ci provano Pepe ed Esposito, ma prima del tè registriamo anche il campanile di Longobardi che nel cadere tocca la parte alta della traversa. Doccia gelata per il San Marino all'8º della ripresa, quando Tamagnini sembra poter intervenire su Esposito che invece ruba il metro e batte falle. Il Pineto la ribalta e i Titani sbandano. Prima rischiano di pareggiarla con Ceccarelli in mischia, poi è Mingucci a fare tutto quello che non deve fare. Mariani per Tomassini ed è il tris abruzzese che sembra la famosa ipoteca. Tra sostituzioni e perdite di tempo sono 5 i minuti che Rinaldi di Bassano del Grappa segna come recupero. Minuto 93. Tommaso Guidi realizza con una prodezza il gol del 2-3. Controllo e conclusione al volo sotto l'incrocio dei pali. Per Guidi primo gol in Serie D che il ragazzo ricorderà a lungo, ma sarebbe stato un gioiello fine a se stesso se al 95 Lorenzo 5 non avesse completato la rimonta. Di Maio per l'attaccante che di testa in tuffo deposita per far esplodere la sua panchina di gioia. È un punto d'oro per il San Marino proprio per il modo in cui è maturato al San Marino Stadium. San Marino Pineto 3-3. 3 punti pesanti e 7° risultato utile consecutivo per il Villa, ennesimo KO stagionale per i Nero Stellati, alla prima senza mister Di Marzio, in attesa del sì di mister Mecomonaco. Pronti via e l'11 di mister Iervese passa. Al quinto su calcio d'angolo Banega spennella, Milizia scarica al centro e Romeo deve solo spingere in rete un pallone danzante sulla linea di porta. I pratolani non ci stanno e rispondono 10 minuti dopo. Con il rapidissimo si invola e penetra in area, palla fuori di poco. Ancora gli ospiti provano a scardinare la difesa avversaria, ma la conclusione di Capitan Vitone non è precisa. I nerostellati crescono, azione insistita nella tre quarti avversaria. Dopo un batti e ribatti la sfera arriva a Pacella che serve Gasparotto, ma la sua conclusione è deviata da Romeo. Il Francavilla controlla il match e riparte. Youssef scambia con Procida, sul rimpallo si avventa Palumbo che spara sull'esterno della rete. Nella seconda frazione entra per la prima volta davanti al pubblico amico l'ex lanciano Fofanà. Proprio il numero 9, pescato ottimamente da Molenda, fa la barba al palo. Sempre il Francavilla cerca con tutte le forze il raddoppio. Ripartenza bruciante, Palumbo però calcia alto. I pratolani, ancora in partita, sciupano una clamorosa occasione con Bruni, che a tu per tu con Spacca non riesce a deviare in porta la palla del pareggio. Nel finale di gara ci provano con il neo entrato Benjamin, ma ancora una volta la mira non è precisa. Non succede più nulla, i giallorossi legittimano il Vallanzuca e conquistano 3 punti che li catapultano in orbita playoff, facendo il più bel regalo di compleanno al proprio presidente Candeloro. Il tanto cuore non basta ai Nero Stellati per conquistare un risultato positivo. Prestazione comunque generosa in attesa della decisione di mister Mecomonaco.